Sicilia. Questo speciale, la parola di un sindaco per Adrano, con i candidati alla carica di primo cittadino della città normanna, che sono in mia compagnia e che si sfideranno nel turno amministrativo del 10 giugno 2018 con eventuale ballottaggio fissato per il 24, sempre di giugno. Buonasera ai miei ospiti che vi passo a presentare immediatamente, Nicola Monteleone, Angelo Dagate, Aldo Di Primo e Chiara Longo. Buonasera. Buonasera. Alla postazione social Carmelo Cantarella, buonasera. Buonasera Carmelo, è l'ideatore di questa nostra trasmissione, La Parola, che ha sapientemente condotto durante questa stagione che ormai si avvia alla conclusione, e lo faremo proprio con le elezioni amministrative. Allora, prima di entrare nel merito e del dibattito e del confronto fra i candidati, La Parola va d'obbligo alla professoressa Chiara Longo, che è stata candidata con il progetto Comunità in Comune e che la notizia è di qualche minuto fa, è stata, ahimè, purtroppo esclusa dalla competizione. Buonasera professoressa. Buonasera. Ci spieghi cosa è accaduto? Molto semplicemente, io tenevo questa sera che questo confronto a quattro, ormai ridotto a tre, e il mio augurio è che davvero sia un confronto, come abbiamo detto sempre, sereno, non facesse mancare la mia presenza, ma non perché fosse indispensabile, ma perché è un mio dovere nei confronti della mia città, della, io la chiamo sempre la mia gente, la mia comunità. È successo qualcosa di semplice, anche se certamente un po' sgradevole, lo possiamo dire un disguido, una dimenticanza, ma questo non importa, perché nel rispetto di quelli che sono i passaggi normativi, da parte nostra c'è stata una dimenticanza nella esibizione di una dichiarazione in base a quelli che sono le norme per l'antimafia. Lo diciamo molto semplicemente, così lo capiamo un po' tutti, a cominciare da me. Questa, ci spiegano i nostri legali, questa mancanza è una pregiudiziale a che la lista venga accolta. Certo, si potrebbe anche fare ricorso, un ricorso che non nascondo per un attimo abbiamo un pochino soppesato, abbiamo valutato. Nella decisione ultima, proprio di questi ultimi minuti, noi forse per quello stile che ci contraddistingue un pochino, non me ne vogliano i signori al tavolo, abbiamo deciso che un ricorso potrebbe anche inficiare, allungare dei tempi o fare dei passaggi che certo non gioverebbero ad Adrano, e questo non era il nostro obiettivo. Noi siamo per la città, siamo tutti per la città, siamo tutti per la comunità. Qualcuno potrebbe dire, ma allora è così una decisione leggera? Assolutamente, è tutto al contrario, è una decisione matura, noi giudichiamo, soppesata, ripeto, nel rispetto e della legge e delle regole che dovrebbero animare questo, si chiama competizione, non mi piace, questo proporsi alla città con giusti programmi, con quelli che ciascuno di noi aveva maturato con il proprio elettorato, con la gente. Chiudo questa mia piccola, diciamo, parentesi, che spero sia stata così chiara nel porgere questa motivazione, che certo ci segna. Però vorrei aggiungere solo questo, se mi consentono. Comunità in Comune non si ferma. Comunità in Comune è la sintesi, in questo momento di particolare importanza per Adrano, di un processo che parte da molto lontano, che ci ha visto protagonisti impegnati nel territorio, nel sociale, sicuramente in quelle sì che sono campagne forti di grande difesa di quello che è stato anche minaccia del nostro territorio, e noi ci pregiamo di esserci stati. Ci saremo, come questa opportunità poteva dare anche una nuova forma di visione di governance, non perché siamo noi, ma perché è giusto. Pensiamo che i tempi siano maturi per Adrano, che la governance vera, quella, noi parliamo di politica alta, di politica vera, che viene dalla, è sempre un contrapposto che viene dalla base. Mi riferisco alla grande gioia che in questi giorni, con la comunità, ma soprattutto con chi l'ha vissuta passo passo, la grande gioia che il nostro territorio, e quindi noi, diciamo in prima persona,
stiamo vivendo. Ed è la ricaduta bella di questa comunità che si è mossa nel tempo, che ha fatto un processo di studio, di ricerca, di presenza attiva, veramente, con grande sacrificio e dedizione, e mi pregio di dire competenza, arrivano i risultati. Nel giro di una settimana neanche, io lo ricordo a me stessa, ma a chi ci ascolta e a chi sarà il prossimo candidato a sindaco, di farsi carico di queste cose straordinarie che la comunità ha consegnato e continua a consegnare. Ex Macello, un lontano progetto di Comitato Civico Salute Ambiente che parte dal 2009, allora io presidente. I risultati, si consegna alla città un progetto che adesso anche la tranche di finanziamenti è arrivato, 1,5 milioni. Non è uno scherzo, ma la cosa più importante e bella, io mi prendo un attimo di spazio, mi consentirete, perché certo, poi lascio sicuramente. La cosa bella è che lì nascerà quello che per volontà di Patto di Fiume e quindi della SNAI, di cui mi pregio avere partecipato a tutti i tavoli, manco uno disertato, nascerà una grande cabina di regia, un centro sperimentale di ricerca metodologica che andrà a servire a un territorio vasto, quindi dell'area interna tra i comuni, ma fino ad arrivare agli altri comuni che fanno parte del Patto di Fiume. Faccia fare per un istante il mio mestiere? Sì, e un po'. Sì, perché interrompetemi perché parlo troppo. Perché lei lo sa. Sì. Comunità in Comune sì. Si riposizionerà in questa competizione elettorale per meglio spiegare. Allora, per meglio spiegare, la vostra scelta ricadrà su qualcuno dei presenti e delle coalizioni oppure no? Allora, da ieri a mezzanotte ad oggi, e questa mi fa piacere che lei porga questa domanda molto professionale, ma non so quanti modi diversi di dirci, ma allora voi ora con chi state? Noi siamo cittadini liberi, e questo ci pregiamo come tutti, liberi di fare le proprie scelte. E una scelta libera e matura, ciascuno dei componenti di comunità la farà, ma non la farà comunità in comune. Noi siamo nati liberi e sciolti da ogni appartenenza partitica, perché è una nostra scelta, perché è così, per impostazione. Ripeto, il nostro percorso continua nel sociale, nel culturale, in altri percorsi forti, importanti, a completamento di quei lavori io ho solo accennato uno, ma lasciamo liberi. Sicuramente, senza indicazioni. Sicuramente queste elezioni di Adrano perderanno un protagonista competente che si è speso tanto per la comunità. Quindi in bocca al lupo per il prosieguo della vostra attività e le faccio personalmente grazie. Un applauso. A voi. Io grazie. Vi lascio, vi saluto con un augurio ma sincero, soprattutto per quelle che sono le consegne importanti che Adrano riceverà. Per Adrano, grazie Adrano. Professoressa Longo, abbiamo dato grazie anche questa notizia. E allora, come dicevo, alla postazione social c'è Carmelo Cantarella che mi aiuterà a condurre. Si possono formulare delle domande tramite la nostra diretta Facebook, perché la trasmissione può essere eseguita in diretta Facebook oppure in streaming sul sito ivtv.com oppure tramite la chat di WhatsApp. Si possono formulare delle domande o tramite la diretta Facebook o tramite il numero WhatsApp 095 328 6556. Carmelo. Niente, tu hai annunciato benissimo, io mi ripeto perché è importante, noi filtriamo le domande che siano di interesse generale chiaramente e non anonime. Questo ci tengo a dirlo. E non ad personam. Non ad personam assolutamente. Quindi verranno filtrate le domande e io provvederò a gestire questo. Ovviamente prenderemo in considerazione quelle che non abbiamo in scaletta, perché poi le proporremo. Se sono in scaletta noi non le proponiamo. Voglio diciamo pubblicizzare, magari agevolare chi è a casa, per quanto riguarda l'ultima nata, che è l'app di VTV.
che potete scaricare direttamente, gratuitamente da Google. Quindi l'app è l'ultima nata, Facebook, pagina IVI, metti mi piace chiaramente e seguici in diretta Facebook, ma soprattutto lo streaming. Molti ci chiedevano come fare, www.ivitv.com, clicca diretta e ci puoi vedere in tutto il mondo. E non ultimo, il canale digitale terrestre comodamente a casa vostra con l'874. Perfetto, grazie. Carmelo, avevo dimenticato l'app, mi dovevi tirare le orecchie. Infatti. Allora, le regole le riepilogo per voi, così anche a casa possono capire quali sono. È un format che abbiamo inventato lo scorso anno e prevede 2 minuti ciascuno, approssimandosi il minuto e mezzo vi farò un segnale per invitarvi alla conclusione. Al termine di ogni giro chi vorrà replicare avrà del tempo supplementare in quanto tutti siano soddisfatti anche delle repliche. Iniziamo da Nicola Monteleone perché abbiamo fatto un sorteggio prima di andare in onda. Allora, Nicola Monteleone sostenuto dalle liste Nicola Monteleone sindaco Vivere a Colori, gli assessori designati sono Nicolo Carini, Stefania Petrina, Carmelo Russo. Allora, iniziamo con Monteleone, 2 minuti per presentare il candidato e la proposta. Sì, buonasera a tutti. Buonasera ai telespettatori e buonasera, io mi chiamo perché saranno i miei amici che ci confronteremo e mi spero aiuteranno come io aiuterò loro nel nostro cammino, perché è un cammino di responsabilità, è un cammino difficile e quindi dobbiamo confrontare, ma dobbiamo avere un obiettivo comune, quello di fare una campagna elettorale per far capire alla gente i programmi e quello che vogliamo fare per Adrano. Ecco, la mia candidatura nasce da un progetto di aggregazione, da un progetto di giovani che hanno voluto sposare le mie idee. Il 17 dicembre, in una manifestazione pubblica, dove abbiamo presentato il movimento, abbiamo capito che c'era l'esigenza di un cambiamento, ma il cambiamento non è il solito cambiamento che si dice in campagna elettorale, è un cambiamento dove io ci credo, dove io ho scommesso e i miei amici e le mie amiche credono in me e i miei giovani, perché ci sono tanti giovani dietro questo gruppo che lavorano giorno e notte. Il cambiamento è il modo di fare politica, non mi stancherò mai di dirlo. Io vorrei cambiare il modo di fare politica e quindi una politica diversa, una politica che non è fatta nelle stanze del potere, una politica che è fatta accanto ai cittadini. Infatti il nostro programma, dove poi io spiegherò da dove nasce il nostro programma, è fatto ed è scritto ascoltando la voce dei cittadini. Questo è il nostro programma, questa è la nostra attività. La nostra novità è che noi giovani, con i miei giovani, vogliamo spendere e gli vogliamo dare un contributo forte, perché noi abbiamo la passione, abbiamo il cuore e vogliamo bene questa città. Noi giovani in prima linea, ma non i giovani come figure, come si usa sempre nella campagna elettorale, i giovani come movimento e come persona, perché noi abbiamo giovani di competenze e professionalità. Grazie Nicola Monteleone. Allora, passiamo alla presentazione del candidato sindaco Angelo Degate, che è sostenuto dalle liste Città Nostra, Patto per Adrano. Gli assessori designati sono Giuseppe Currao, Nino Giuttari, Vincenzo Lucifora. Degate, 2 minuti anche per lei. Posso dire che questa mia propensione, ecco, questo mio sì a questa competizione elettorale parte da una riflessione che abbiamo fatto in maniera con gli amici, con i soci di altre associazioni, riguardo al nostro impegno politico nella propria comunità. Noi abbiamo pensato che in un momento di particolare crisi di rappresentanza dei partiti, ripartire dalla propria comunità, ripartire dalla propria città, ripartire dalle relazioni che si hanno, no? Nel posto che ti è amico possa essere una grande occasione, ecco, per riprendere a far politica, perché noi pensiamo che nella città si possano fare azioni politiche per poter rispondere alle esigenze dei cittadini. Quindi abbiamo pensato a un localismo, a
abbiamo pensato a una lista civica che riprenda le caratteristiche del luogo, la storia del luogo e le relazioni degli uomini che stanno in quel luogo. E allora ci siamo rimessi un po', perché avevamo questa propensione, io e anche qualcun altro, non, nella nostra giovinezza abbiamo partecipato di questo comune, io ho fatto il sindaco per 6 mesi quando c'era l'elezione in diretta dei sindaci. Allora mi scusi da casa, abbiamo avuto un problema sul microfono, c'è stato qualche problema, siamo assolutamente in diretta, si sta provvedendo a sistemare il tutto. Nel frattempo vi ricordo che siamo sullo speciale di La Parola, un sindaco per Adrano, con le elezioni amministrative del 2018 nel comprensorio Etna Simeto, in diretta ovviamente su IVTV. Potete seguire la nostra diretta sul canale 874 in streaming, oppure su ivtv.com, sulla pagina Facebook, tramite l'app. Allora chiedo alla regia se è tutto a posto, se abbiamo ripristinato il tutto, se posso ridare. Bene, allora dobbiamo dare la diretta ad Agate, se è tutto ok possiamo partire. Cambiamo la diretta per favore. Esatto, allora Agate, dobbiamo ricominciare. E quindi ricominciamo, perché c'è stato questo problema. Prego. Allora io sono Angelo D'Agate, sono candidato di Città Nostra e Patto per Adrano a questa competizione elettorale. Questa mia voglia di impegnarmi, questo mio rinnovato impegno dopo tantissimi anni di mia assenza dalla vita politica, rinasce in Città Nostra. L'abbiamo chiamata così, un gruppo di adraniti, di nativi, io dico, di Adrano, gente che chi più chi meno aveva una certa propensione verso la politica, non ce la inventiamo a 60 anni, ce l'abbiamo avuta da quando ci facevamo eleggere, ci riuscivamo al consiglio d'istituto del liceo, alla presidenza dell'associazione universitaria e via discorrendo. Per quanto mi riguarda, mi sono fatto eleggere tanti anni fa, questo lo dico per i più giovani, che magari quando ero un giovanotto veramente, a 26 anni al consiglio comunale, io ho avuto la mia esperienza che mi ha portato anche a ricoprire la carica di sindaco del comune di Adrano per 6 mesi, perché allora c'era l'elezione del sindaco. In quegli anni del mio impegno li ricordo con grande affetto, ricordo la passione che avevo, credo di averli tenuti bene, con sofferenza, con grande attenzione verso il mio comune. Dopo tanti anni, ecco, io ed altri un po' abbiamo tirato fuori da dentro di noi questa voglia che non si era mai sopita ed è nata Città Nostra. Città Nostra vuole essere la risposta dei locali, la risposta è un localismo, la risposta dei nativi, degli indigeni, io direi dei pelle rossa di una città, la risposta a un degrado che veramente deve essere frenato ad Adrano. Grazie, è rimasto proprio nei termini dei 2 minuti esattamente, e adesso la parola va ad Aldo Di Primo, sostenuto dalle liste Adrano 2.0, Adrano Attiva, Azione Civica, Forza Italia, Noi con Salvini e UDC. Gli assessori designati sono Stella Corsaro, Salvo Moncino e Fabrizio Sidotti. Prego, 2 minuti anche per Aldo Di Primo. Buonasera, intanto vi ringrazio per l'invito. Io sono Aldo Di Primo, svolgo la professione di architetto nella mia città soprattutto e anche quella di insegnante di storia dell'arte. Nella mia vita mi sono occupato soprattutto di progettazione. Il mio mestiere sono le idee. Ritengo che in questo momento le idee siano importanti per questa città. Dopo aver svolto la mia carriera nella professione, avendo avuto anch'io esperienze politiche nel passato, dopo un certo distacco negli ultimi anni dalla politica, ritengo che sia giunto il momento di spendere questa mia esperienza, la mia professionalità per la mia città. Anch'io sono nativo di Adrano e mi fregio di essere stato orgogliosamente sempre in questa città, e direi anche da generazioni.
Oggi mi propongo all'interno di quello che è un progetto che allo stesso tempo è politico e civico. Politico perché finalmente mette insieme una compagine che per anni ha subito divisioni, lacerazioni che non hanno fatto bene alla nostra città. Ed è civico perché vuole andare oltre, vuole arrivare laddove i partiti che oramai non rappresentano tutta la comunità, tutte le energie di una città, non possono arrivare. Allora ci rivolgiamo appunto ai gruppi civici, alle associazioni, a quelli che sono i centri sociali, il volontariato, per creare attorno a un progetto una sinergia di idee, di contributi, ma soprattutto la volontà di creare in Adrano una comunità unita che si spenda per il benessere e soprattutto per la grande affermazione della nostra città nel suo territorio, che è splendido, è meraviglioso e merita sicuramente qualcosa di più. Grazie, siamo rimasti entro i due minuti tutti. Il secondo giro lo iniziamo questa volta da Agate. La domanda che formulo a lei, e quindi successivamente interverranno anche gli altri candidati, è il suo giudizio sull'amministrazione uscente che ha guidato la città per 10 anni. Ma guardi, questa domanda, no, all'inizio della campagna elettorale magari è difficile, ancora non è infuocata, e quindi ogni giudizio estremo potrebbe apparire fuori luogo. Io credo di poter dare con il massimo della serenità un giudizio fortemente negativo sull'amministrazione passata. Io ritengo che l'amministrazione passata, che si ripropone stasera con Di Primo, è stata una sciagura per il paese di Adrano. È stata una coalizione che ha dato martellate ad un comune con 8.000 anni di storia, che ha distrutto le relazioni di una comunità e le sue prospettive. Io credo che il giudizio più negativo non se ne possa dare per quello che ha fatto e per quello che non ha lasciato, sia in termini di strutture e di opere, sia in termini di valori umani e morali. Siamo ad Adrano alla rassegnazione, siamo ad Adrano ad un clima di resa, siamo ad Adrano in un clima di incertezza in tutti i settori, anche e soprattutto per l'amministrazione che ci ha preceduto e che è passata. Non ha affrontato nessun problema. Se vuole possiamo entrare anche 26 anni, non sono solo loro, sono stati anche quelli prima, è durato l'iter del piano regolatore generale, che la Regione un mese fa ha detto che non si deve approvare. Hanno creato dei contenziosi che hanno distrutto le finanze del Comune, vedi Enel Sole 15 milioni di euro, vedi Simeta Ambiente che ci deve 2 milioni e 4 e ancora mandano le bollette ai cittadini, vedi Itaca che si è fregata riscuotendo i tributi 1 milione e mezzo, vedi l'Acoset a cui i cittadini pagano e non ricevono niente per la depurazione. Fermiamoci qui, ci sarà del tempo supplementare. Tocca a Di Primo, perché il suo turno sicuramente avrà qualcosa da replicare, dopo avremo anche del tempo successivo per chi lo ritenesse di chiederlo. Di Primo. Non devo replicare nulla perché ritengo... Andiamo alla diretta, per favore. Dicevo, io non devo replicare nulla perché sarà chi ha amministrato in questi anni a difendersi o eventualmente confutare quando ha detto Angelo D'Agate, perché io sono Aldo Di Primo, io non ho partecipato a questa amministrazione, adesso mi propongo con le mie idee, con la mia nuova visione di quello che sarà il progetto per questa città, l'amministrazione. Ritengo che non ci sia mai da una parte il bene e il male, dire che tutto è male non appartiene almeno al mio modo di concepire le cose. Credo che alla fine di tutto questo ci sarà un bilancio di un'amministrazione uscente che dirà quante cose lascerà per questa città e se le lascerà in eredità, come io so, poi possiamo fare anche un elenco a chi verrà dopo tra di noi ad amministrare questa città. Quindi non ho necessità di difendere, piuttosto invece voglio guardare avanti. La mia non è una visione retrospettiva,
Non è una visione che guarda indietro, che guarda al passato, ma che vuole guardare avanti. E quindi io ritengo che invece mi posso proporre a questa città se ho delle idee per risolvere alcuni problemi che ancora sono in campo e quindi hanno bisogno di qualcuno che li possa risolvere senza fare l'elenco di quello che non va. Mi scusi se la interrompo, anche perché lei ha ovviamente replicato, giustamente replicato ad Agate. Il suo giudizio sull'amministrazione uscente qual è? Le do un Il mio giudizio sull'amministrazione uscente è che si è mossa tra tante difficoltà, che sicuramente ha avuto anche dei ritardi, delle lentezze, ma che oggi ci consegna tante opere pubbliche che in questa città avvieranno un processo secondo me positivo. E sono opere pubbliche che riguardano la viabilità, la professoressa Longo ha parlato del patto per il Simeto. Questo patto per il Simeto fa parte della visione strategica di area. La visione strategica di area ovviamente consegnerà a questo territorio un'ingente somma di denaro da poter spendere in infrastrutture. Si tratta di circa 32 milioni di euro, quindi qualcosa sicuramente l'amministrazione ha fatto. Ovviamente ci sono delle cose, delle carenze, ma io ritengo che anzi riguardo ai tributi o alcuni contenziosi, credo che mi risulta che siano stati testé risolti. Allora, fermiamoci qui, ovviamente ci sono dei tempi anche di replica, il giudizio di Nicola Monteleone rispetto all'amministrazione uscente. No, guarda, l'amministrazione uscente non posso dire che è stato un disastro. E io mi dispiace che l'amico Aldo ancora cerca di prendere in giro i cittadini. Perché Aldo, devi dire la verità, devi dire che ti sei alleato con il personale, con il soggetto politico che oggi ci ha portato quasi al dissesto finanziario. E dobbiamo nasconderci, i cittadini sono stanchi. Aldo, non si può permettere una coalizione che negli ultimi 20 anni ha amministrato questa città. La continuità. Tu sicuramente sarai Aldo di primo, rispettabilissimo, ma la coalizione che hai fatto, i cittadini devono sapere che è una continuità. Negli ultimi 20 anni hanno amministrato questa città e l'hanno ridotta così. Io ho girato i quartieri, io ho sentito la gente è sfiduciata, la gente è stanca, l'amministrazione Ferrante ha distrutto questo paese. L'amministrazione Ferrante con le loro scelte, perché dicevano sempre una cosa, prima dicevano che non potevano amministrare e siamo al dissesto finanziario perché dovevano coprire i debiti di Mancuso. Ora cosa dicono? Che sono assieme. Lo devono dire alla città. Io non ci credo. Io facevo parte di un gruppo politico che ho fatto opposizione a questa città. Io ho scelto per la mia dignità, per la mia lealtà che mi ritrovo e soprattutto per la forza, il cuore e l'amore per questa città di non fare parte di questa accozzaglia politica, perché questa è una accozzaglia politica per vincere. Non si vince così, Aldo, si vince con la dignità, con la lealtà. Non si può permettere a un'amministrazione che 10 anni ci ha portato quasi al dissesto finanziario. Se io sarò sindaco, il primo atto che farò è scongiurare il dissesto finanziario. Ancora 20 secondi se vuole può... Sì, perché non si può sopportare ancora prendere in giro i cittadini. Aldo, devi dire la verità, questa amministrazione e queste alleate che ti sei preso, perché non lo so perché, Aldo, se vuoi vincere, devi vincere con Aldo Di Primo, la tua persona, che è una persona rispettabilissima, non con questa accozzaglia. Non si può permettere, la città è morta e l'hanno fatto morire chi per 20 anni ha amministrato questa città. Amici, qui c'è del tempo supplementare, se 30 secondi, se la regia è pronta a poter dare 30 secondi, iniziamo da Agate per un giro supplementare su questo argomento che, come abbiamo visto, è abbastanza coinvolgente. Agate. Devo dire, se proprio dobbiamo entrare, volevo fare una considerazione, diciamo, è una campagna elettorale, questa brevemente vale per tutti, un po' anomala perché per la legge elettorale e per il numero di candidati siamo rimasti in 3, voglio dire è difficile, siamo stati sempre, quando sono stato io dico, sono stati sempre 7-8 i candidati. Però questo mi fa pensare, no, un po' la genesi di queste coalizioni che sono scese in campo, certamente quella che sostiene Di Primo è quella che ha fatto sorgere più interrogativi, cioè due
due gruppi, due fazioni che hanno criminalizzato l'uno l'altro, alla fine vengono messi insieme, chissà da chi, ciliegina sulla torta, ci va pure un gruppo che alle nazionali e regionali ha votato Partito Democratico. Allora, credo che più che patto della pescheria questo sia stato concepito in un sottoscala di Catania. Fermiamoci qui. Di primo. Ovviamente. La diretta, per favore. Arriviamo subito. Allora, per favore la regia. 30 secondi. Se ricominciamo, ecco, via. Dicevo, non vorrei entrare in polemica perché ovviamente gli avversari, piuttosto che parlare di argomenti, attaccano me come candidato in quanto espressione di un gruppo molto ampio. Però una cosa che va detta è, togliamo le ipocrisie, perché tutti i candidati e anche quelli che si sono ritirati in corsa hanno tentato alleanze con le stesse persone di cui oggi disprezzano l'operato. Questo diciamolo con chiarezza. Quindi sono state fino all'ultimo momento trattative che ovviamente non hanno convinto e quindi è stata questa oggi forse il rammarico di essere magari isolati e sentirsi isolati rispetto a una coalizione che si presenta con un disegno unitario. Questo disegno unitario nasce attorno alla mia persona. Se queste anime così diverse sono venute con me, ritengo che sia un motivo di orgoglio, perché vuol dire che io posso mettere insieme anche persone che tra di loro magari non hanno dialogato, ma che oggi si possono riconoscere nella mia persona. Fermiamoci qui. Monteleone. Allora, aspettiamo un attimo che si deve sistemare il timer, deve essere ripristinata la diretta su Monteleone. Possiamo iniziare? No, 30 secondi anche per lei. Aldo, sì. Non ti ho attaccato personalmente, anzi addirittura ho detto che tu sei un candidato rispettabile e hai la mia stima. Io devo... La diretta, per favore. Allora, prego, può continuare. Allora, Aldo, io ripeto, non ti ho attaccato personalmente, ci mancherebbe. Hai la mia stima e la mia fiducia come uomo e come persona e come soggetto politico. Però non posso dire e non posso far passare il messaggio che io sono rammaricato. Io, te lo dico qui, non ho fatto nessuna trattativa perché con quell'amministrazione, con quel soggetto, cioè col sindaco Ferrante, non solo non mi sono voluto alleare, non mi alleerò mai. Perché io non condivido una parola, un fatto amministrativo di questa amministrazione. E poi Aldo, non sono rammaricato perché sono rimasto solo, sono orgoglioso della mia scelta, una scelta condivisa, una scelta di lealtà e di persona per bene, e di persona che vuole bene questa città. Io sono solo, Aldo, me la gioco solo, però non ci sto a quella cozzaglia politica, a quella che hanno fatto e soprattutto a quei soggetti politici che hanno distrutto questa città. Sono orgoglioso di essere solo. Veniamoci qui, allora. Penso che potete essere tutti soddisfatti per quanto riguarda il tempo. Vuole aggiungere qualcosa? Sì, sì. Per l'amico Nicola che io conosco da tanto tempo. Cioè non significa attaccare le persone, io chiaramente non capisco, lui non voglia attaccare me, ma indirettamente definire a cozzaglia un insieme di persone, sono tantissime persone che hanno dignità, famiglie, hanno una loro, come dire, esperienza, un loro modo di vivere, un loro modo di rappresentare se stessi e anche voler rappresentare la propria città, mi sembra veramente ingeneroso. Questo io non lo posso permettere, perché chi si pone a fare politica ha la stessa dignità se non si condividono le idee, se si disprezza anche quello che è stato fatto nei fatti, nelle cose, sta bene. Però i termini, credo Nicola, siano sbagliati. Allora, fermiamoci qui, qualcun altro vuole controreplicare? Brevemente, perché dobbiamo andare a chiudere su questo argomento. Io non mi permetto di giudicare le persone politicamente. Non è un disprezzo personale con quei soggetti che tu hai accanto, politicamente, anche perché con un soggetto io ci ho condiviso un lungo periodo della mia vita politica, ma per questo non significa che condivido tutto, e per questo è la mia scelta è essere solo con la città. Aldo, io ti ripeto, ti rispetto e ti stimo, ma non posso accettare quell'alleanza che hai fatto. Allora, fermiamoci qui. Di primo va bene così? Okay, ma credo che sia... È inutile replicare
Meno male, a vi queste state cose. Abitando, vi state abitando sullo stesso benissimo, discorso. Infatti sarebbe banale, diciamo così, continuare a fare questo discorso. Anche perché poi alla fine la credibilità personale è quella che si mette in gioco. Allora, fermiamoci per adesso su questi due giri. Prego la regia di voler predisporre un intermezzo pubblicitario subito dopo. Allora, Carmelo, parola ai social, cosa si dice? No, l'interessante c'è quello di Mauro Bascetta, che ancora non c'è, non ce l'abbiamo neanche scavetta. Si parla di sport, Forza Trano Basket, che facciamo crescere. Facciamo crescere lo sport, era solo un'indicazione. Come si stanno schierando un po'? No, sono un po' di commenti, sembra ci sono le tifoserie, da un lato bene Aldo, dall'altro gli altri chiaramente fanno i loro commenti, ma è una discussione. Che interazioni ci sono? Quanta gente sta dialogando con noi? Ma sono in diretta Facebook, sono 117 in questo momento e si è mantenuto per tutta la durata del programma. Sullo streaming abbiamo oltre 2900 collegati sulla diretta streaming, quindi noi riusciamo a vederlo. E poi sull'874 veramente non abbiamo contabilità di questo. Non abbiamo ancora un argomento di carattere generale? C'è un argomento di carattere generale che l'hanno mandato via Messenger e già l'aveva introdotto la signora Longo, che chiaramente è andata via e si parlava. È una domanda di carattere generale per i tre candidati sindaci. Gestione dei fondi, come intendono gestire quei fondi per le aree interne, come intende lavorare in sinergia con gli altri comuni. Cioè, perfetto, una domanda che faremo successivamente quando entreremo. Allora, per adesso ci fermiamo per un primo blocco pubblicitario. Il gruppo IVI è un brand che si dirama in tre organizzazioni per fare una rete di contatti e pubbliche relazioni efficaci e con un'utenza varia di età e di categoria. IVI TV è un'emittente televisiva presente fortemente sul web con un'utenza giornaliera di 60.000 contatti, dove sono diramate in tutti i social più importanti, dove solo Facebook vanta più di 10 pagine personali e 3 gruppi, proprio per una diffusione mirata del prodotto mediatico, con un ufficio di pubbliche relazioni che si occupa solo di questo. Inoltre IVI TV vanta un palinsesto e una programmazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con 3 programmi live al giorno e uno staff di 53 elementi che, uniti dalla stessa passione, propongono una programmazione varia dallo sport nazionale e locale alla politica nazionale e locale, a parte i programmi dinamici musicali, culturali e il programma comico che registra successo in tutto il bel paese con numeri impressionanti. IVI Party è un altro pilastro del gruppo IVI. 25 componenti che si occupano dell'organizzazione di eventi dalla A alla Z di piazze e privati, con il coinvolgimento di migliaia di persone negli eventi con la visibilità diretta dei nostri sponsor. Infine, nella famiglia IVI arriva la neonata IVI 24, la testata giornalistica che vanta un giornale online, nonché IVI24.it, che raggiunge migliaia di utenti al mese, con notizie chiare e dirette sui fatti accaduti, con 11 collaboratori al giornale. Con l'aggiunta di un TG innovativo con notizie flash, edizione serale e diretto.
numeri che parlano. Rieccoci in diretta con un sindaco per Adrano, amministrative 2018, confronto fra i candidati alla carica di sindaco della città. In apertura c'è stata la dichiarazione della professoressa Chiara Longo, che ha comunicato la sua esclusione per una mancata presentazione di un documento allegato alla documentazione. Per cui gli ospiti in studio sono Nicola Monteleone, Angelo Dagato, Dagate e Aldo Di Primo. Allora, riprendiamo il giro delle nostre domande con Aldo Di Primo. Volevo semplicemente dire che nella prima parte c'è stato un qualche problema tecnico, perché si è imballata qualche telecamera quando è controllata digitalmente, c'è stato qualche problema, di questo vi chiediamo scusa, credo che sia stato tutto risolto. Allora, riprendiamo da Di Primo, la questione delle finanze di un ente, quella principale, se ne è anche parlato in precedenza rispetto alla situazione finanziaria del comune di Adrano, e poi è quello che determina il successo o l'insuccesso di un'amministrazione. Lei è a contezza sulla situazione dell'ente e come fare per migliorare la situazione finanziaria del comune di Adrano? Sì, ho contezza perché ho davanti il piano di riequilibrio, che è fondato ovviamente su tre parametri. Sono intanto i fattori di squilibrio, che quindi raggiungono una cifra ragguardevole, ovvero 46 milioni di euro. Da questa cifra ovviamente dobbiamo poi scorporare quelle che possono essere le entrate, ovvero i risparmi sulle spese dell'amministrazione, e le risorse in entrata. Quindi un piano di riequilibrio si fa con entrate ed uscite. Ovviamente prevede di spalmare questo debito in un ventennio. È un piano che noi ci troviamo, che quindi non abbiamo governato, è un piano che ancora può avere degli aggiustamenti perché deve essere approvato. Ovviamente è un piano che dà dei margini stretti per quanto riguarda la spesa corrente, e quindi, come chiedeva lei, è necessario andare a trovare nuove entrate, cioè incentivare l'aspetto delle entrate, ovviamente se possibile anche abbassare quelle delle uscite, per avere dei margini maggiori. Gli interventi invece più importanti dovranno essere fatti attraverso una progettualità. Lei ha qualche idea su come acquisire finanze per l'ente? Sì, ho qualche idea, perché io ritengo che ancora ci sono molti margini, a parte il recupero di tributi inevasi in parte, quindi cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo aspetto, ma soprattutto andando incontro a loro attraverso quello che è una diminuzione della spesa per quanto riguarda questi tributi. E questo deriverà sicuramente dalla razionalizzazione della raccolta dei rifiuti, perché ancora lì ci sono molti margini per migliorare, e quindi far entrare qualche cosa in più nelle casse, ovvero attraverso una minore spesa, quindi che sia quindi un effetto positivo sulle casse. Benissimo. Allora, passiamo adesso a Nicola Monteleone, e qualche secondo per dare la possibilità alla regia di sistemare il timer e un po' di sistemare anche le inquadrature per evitare per l'appunto quel che c'è stato. Allora, situazione finanziaria dell'ente, la sua ricetta. Ma guarda, intanto bisogna partire, prima di dare la ricetta, a far capire ai cittadini in che punto siamo. Allora, il comune di Adrano, anche perché io non ho contezza in che senso, hanno nascosto i conti, non l'hanno fatti vedere i cittadini, anche perché bisogna dire, come tutti sanno, che il nostro sindaco è indagato per farsi un bilancio. Quindi cosa dobbiamo parlare? Certo, vedremo i conti, ora ha fatto un piano di risanamento che durerà 20 anni, dobbiamo anche valutare questo. Ad Adrano siamo al dissesto finanziario, ci manca poco, quindi cosa devi dire? Io e la mia amministrazione, il primo atto, ci sederemo attorno a un tavolo, vedremo i conti. Certamente non aggraverò mai più sulle tasche dei cittadini, perché le tasse sono state aumentate tutte, non c'è più prendere dei cittadini. Si dice Aldo, i tributi evasi, sì, devono pagare, e io sono uno per fare pagare,
ma dobbiamo far pagare il giusto, caro Aldo, non quello che hanno fatto le passate amministrazioni. Ferrante ha distrutto questo paese con le scelte scellerate, senza nessun piano economico, senza una progettualità. Io mi siederò con i professionisti e guarderemo e valuteremo questi progetti e valuteremo la situazione finanziaria e cercheremo di prendere le risorse nelle comunità europee, cercheremo i finanziamenti, perché così con le risorse e le entrate di Adrano, Adrano andrà in deficit, Adrano andrà verso il deficit causato da Ferrandi. Certo, certo, lo dobbiamo ridurre facendo una riduzione degli sprechi, una riduzione delle tasse, ma per ridurre le tasse non basta con le risorse di Adrano, bisogna avere altri finanziamenti, altre entrate, ma soprattutto non metterò più mano nelle tasche dei cittadini, perché non ne possono più. Allora, fermiamoci qui, Daga. Scusi un attimo perché il timer deve partire, sono stato un po' precipitoso, stiamo parlando di finanze del comune di Adrano e quindi la situazione dei conti e le sue ricette. Ma guardi, a parte una premessa, diciamo, che vuole far rilevare un paradosso, voglio dire, cioè la malattia che guarisce la malattia, come dire, chi provoca una malattia poi si propone come medico, voglio dire, perché di questo si... cioè le forze che hanno creato questo, e dico come, si propongono a guarire da questo. Un discorso poco credibile, mi sembra un discorso poco credibile. Allora i dissesti, i predissesti o le difficoltà finanziarie dei comuni nascono da quando, diciamo, le competenze, certe competenze, specialmente in materia di imposte, diciamo, lo Stato le ha redistribuite, le ha date ai comuni l'autonomia impositiva, tante volte. E tante volte, il più delle volte, i comuni non riescono a esercitare questa funzione. Adrano non la riesce a esercitare neanche come la media. Se si deve, che ne so, la tassa sui rifiuti, se deve introitare 5 milioni di euro, in certi periodi ne sono stati introitati 1 milione. Quindi con un deficit di 4 milioni l'anno, in 10 anni sono 40 milioni. Ma oltre a questo, che il comune non è un comune moderno, è un poco... non riesce, ecco, non c'è il consenso, non c'è il consenso, perché di prima ha detto bene, le tasse si riscuotono con il consenso dei cittadini che ad Adrano non c'è e la gente non paga, non c'è il consenso, ma oltre alla normativa, alla legislazione che ha messo in difficoltà i comuni, ad Adrano il dissesto ha un nome e cognome. È imputabile ad alcuni atti deliberativi, Enel Sole, Convenzione Acoset, Ita, Casimeto Ambiente, che hanno un nome e un cognome. Ci sono delle persone, spero non siamo costretti a portarli in TV, che hanno votato questi atti deliberativi, che hanno seguito male i contenziosi, che non si sono opposti ai decreti ingiuntivi, che fanno concordati a sfavore del comune. Fermiamoci qui. Tempo supplementare, qualcuno lo chiede? Beh, io dico allora, che... aspetti un attimo, così possiamo tarare le telecamere che sono controllate digitalmente, possiamo far partire un tempo supplementare per lei. Prego. Sì, io proprio ribadisco, siccome i numeri purtroppo sono aridi, sono precisi, e dice bene Dagate da questo punto di vista che il problema è la mancata riscossione di alcuni tributi e quindi io per questo parlo di condivisione. Cioè il debito soprattutto è accumulato da questo punto di vista. Quindi ovviamente questo sarà l'impegno di andare incontro ai cittadini mediante una giusta tassazione, mediante una razionalizzazione dei servizi che non si possono togliere perché sono servizi indispensabili, ma hanno bisogno di essere razionalizzati e i margini ci sono. Basta vedere bene come agire su questi servizi. Veniamoci qui, Monteleone. Tempo supplementare rispetto a questa problematica, 30 secondi anche per lei. Ma guarda, io posso solo rispondere, sempre là siamo, il punto resta fermo là, anche a livello finanziario. Aldo, tu lo so che ci metterai le mani, ci metterai al testa la competenza, ma se ti farai consigliare dai tuoi alleati, dall'ex sindaco che hai dentro casa tua, io non penso
io penso che i cittadini si troveranno male prima di partire, e tu ti troverai male prima di partire se sarai in questa città, perché, ripeto, il tuo alleato ha distrutto le casse finanziarie di questo paese, ci ha portati al dissesto finanziario, siamo al predissesto. Quindi tu, Aldo, non so come da solo, perché se ti farai aiutare dal tuo alleato, da quello che ha amministrato nei 10 anni, non so dove andremo a finire. Fermiamoci qui. Allora, per Dagate anche un tempo suppletivo di 30 secondi. Prego, Dagate. Ma suppletivo io rispetto a questi discorsi... La diretta. Io rispetto a questi discorsi... E dovremmo approfondire in più tempo delle cose. Io non credo siano stati degli errori tecnici, non è che non si siano saputi fare i conti, sono state delle scelte, degli errori politici fatti a favore di soggetti forti che hanno drenato le risorse delle casse comunali e le risorse dei cittadini di Adrano. Questa volta verrà duro a questo gruppo che non ha fatto per 20 anni e che oggi dice di dover o di voler ricominciare, questa volta verrà duro, perché ci sono gli indigeni, ci sono i nativi di Adrano, ci sono in pelle rossa. Noi siamo delle squadre, io capitanerò queste squadre affinché questo non si verifichi più. Fermiamoci qui. E allora andiamo alla nostra postazione social con Carmelo Cantarella. Sì, sì. Io... abbiamo qualche contributo dalla pagina Facebook, dal nostro numero telefonico. Non tanto da Facebook, ma da Messenger, dal nostro numero. Ce n'è una, ma penso che vada fatta, ed è rivolta a Nicola Monteleone, perché è di Francesco Dell'Erba. Credo che sia allora, opportuno. Però, scusa un attimo, Carmelo, o sono domande generali o ad persone. No, siccome attenendo alla politica, io penso che al candidato va fatta. Io penso è attenendo alla politica, non è attenendo a nient'altro. Però deve essere generale per tutti e tre. Se è solo su una persona, non no, è solo sulla persona. Però non la formuliamo. È solo questa, sulla persona. Questa domanda Vabbè. Non la formuliamo. Se allora, ci sono altre l'altra tematiche... di carattere generale, quali benefici apporteranno qualora venissero eletti nel campo dello sviluppo economico? Dello sviluppo economico. E allora lo sviluppo economico, riprendiamo questo giro da Monteleone, lo sviluppo economico si allaccia anche al tema del piano regolatore generale, un piano regolatore che è un po' nel caos, perché alla fine non si sa, da 10 anni non si sa come regolarsi sulla materia urbanistica, e soprattutto prevede alcune cose che sono impossibili da realizzare. 2 minuti per Monteleone, sviluppo economico e piano regolatore. Ma guarda, lo sviluppo economico, io punterò tantissimo la mia amministrazione sullo sviluppo economico. E qual è? I valori quali sono? Gli obiettivi quali sono? Ecco, ripartire la macchina economica di Adrano, che hanno distrutto in questi anni. E come si fa? Gli obiettivi sono far ripartire l'agricoltura, far partire l'edilizia e far ripartire il commercio. L'agricoltura è facile. L'agricoltura è abbandonata a se stessa, gli imprenditori agricoli, l'agricoltura, io ce l'ho ben chiara cosa fare, la filiera corta, si deve utilizzare la filiera corta e si deve utilizzare una piattaforma per la commercializzazione dei nostri prodotti. L'edilizia, si deve ripartire da un'edilizia morta, ferma, con scelte chiare, precise, piano regolatore. Piano regolatore io, e ora qui qualcuno mi dice come parlerà Nicola Monteleone del piano regolatore, perché Nicola Monteleone proviene da una famiglia di imprenditori. No, io ci parlo del piano regolatore, non solo sono dottore commercialista e gestisco il mio studio, ma è vero, provengo da una famiglia di imprenditori. E che vuol dire? Io ne parlo e non ho paura a parlarne, io farò gli interessi della comunità, io farò gli interessi degli imprenditori di Adrano, io farò un tavolo con tutti i tecnici, architetti, geometri, ingegneri, che dovranno aiutarmi a sbloccare questa situazione. E quindi faremo una sinergia anche con gli imprenditori. Qual Questo è la tua idea di sviluppo di piano regolatore? Una domanda secca e precisa per gli altri. Sviluppo a sud di via Catania o sviluppo a nord della città? Certo, lo sviluppo ci deve essere.
urbanistico, si deve fare uno sblocco. Intanto si deve sbloccare la viabilità, si deve cercare di sbloccare, si deve cercare quella zona dove hanno fatto lo svingolo, però non c'è la strada. Oppure dall'altro lato c'è una strada dove non è percorribile, ci vogliono scelte chiare, progetti, la progettualità. Ecco, andare a cercare i finanziamenti, dicono tutti i finanziamenti, ma ci sono i progetti, come si fa? Quindi un piano regolatore, devono essere scelte chiare, coraggiose soprattutto, ci vuole coraggio e io non ho paura. Prendiamoci. Allora, la stessa domanda è dunque sviluppo economico legato anche al piano regolatore che, come abbiamo argomentato, è un po' nel caos. Per Angelo D'Agate, 2 minuti per illustrare la sua strategia. La mia strategia è semplice, anche comune, dico anche agli altri candidati, perché le cose che ci sono i problemi da cui si parte. Sono gli stessi. Piano regolatore, noi siamo costretti a rivederlo, siamo costretti dalla regione, perché in 26 anni tutti quelli che hanno governato non sono riusciti a farlo approvare. Questo è un dato di fatto. Noi lo riprenderemo, cercheremo di fare eleggere, contribuiremo a fare eleggere un consiglio comunale che riesca a prendersi la responsabilità di riadottare quest'atto. Noi non vogliamo un piano regolatore di espansione, questo è sicuro. Nessun consumo di terreno, le case bastano agli adraniti, niente case nuove, solo servizi, verde, sport e quant'altro, niente di più. La viabilità è chiaro che va recuperata, l'Adrano è un imbuto, l'Adrano per andare verso Catania ci va attraverso 2 strade che hanno strettoie da 2 metri e questo non è possibile, una soluzione si può trovare, ma nessun consumo di terreno, un piano regolatore proprio fortemente ecologico, la valorizzazione dei prodotti locali, dobbiamo riuscire con un'agenzia, partecipa il comune, non so come, vedremo come, come valorizzare i prodotti del luogo. E poi anche il turismo, mi permetto di dire che Adrano può essere, questa è la nostra idea, è la capitale del, senza offesa per i paesi vicini, ma solo perché c'ha questa idea, la capitale di una zona turistica dell'Etna Ovest, ecco la nostra idea. Tutte queste cose noi non li vogliamo fare da soli, cioè in un terreno piccolo che è solo Adrano, li vogliamo fare con consorzi dei comuni, il turismo a tutti, insieme a tutti i comuni dell'Etna Ovest, cioè noi vogliamo, è un po' come la strategia delle aree interne, cioè mettere insieme dei comuni e affrontare dei temi chiavi utili allo sviluppo. Fermiamoci qui, allora procediamo con Aldo Di Primo, ovviamente quella urbanistica è anche la sua materia, risulta proprio ad hoc, per cui 2 minuti anche per lei, sviluppo economico e piano regolatore. Beh, la domanda veramente meriterebbe più spazio perché sono 2 domande in una, io cercherò di essere breve, sviluppo economico, Adrano. Non è vero che non abbia delle risorse, le risorse le ha, però purtroppo si trova in una situazione marginale, cioè in un contesto economico-sociale che appunto ha marginalizzato questo territorio, tant'è che noi siamo stati individuati all'interno della strategia delle aree interne, come polo sperimentale. Questo da solo fa capire perché non funziona il commercio, perché non funziona l'agricoltura, perché non funziona l'artigianato. L'edilizia è ferma perché sappiamo la tassazione c'è sull'edilizia, l'agricoltura è ferma perché non abbiamo una concorrenza, parlo veloce per essere breve, una concorrenza spietata dei paesi emergenti, quindi se noi pensiamo di risolverlo facendo piccole piattaforme non riusciamo. E allora deve diventare sistema, un sistema che veda turismo, artigianato, commercio e sviluppo economico inteso anche come progetto sul territorio. E qua si inserisce il piano regolatore. Io il piano regolatore lo conosco abbastanza bene, quel piano regolatore va stracciato, perché un piano regolatore è sviluppo per una città. Quindi un piano regolatore che prevede espropri impossibili, quando qua si parla di buchi di bilancio oppure di delle sofferenze, come si potrà mai attuare un piano regolatore che ha vincoli ed espropri che mai si potranno attuare? Allora per un piano regolatore ci vorrebbe una strategia diversa. Quindi un ridisegno, sono d'accordo, senza spreco di territorio, un ridisegno del piano che veda il recupero, soprattutto edilizio, che in questo momento sicuramente è in uno stato abbastanza fatiscente,
attraverso la realizzazione solo delle infrastrutture necessarie, ma soprattutto un piano che veda i servizi, e quindi se è necessario sprecare il territorio lo faremo sui servizi, ma che sia un piano perequato, cioè un piano che non crei delle differenze in rendite di posizione tra i cittadini che sono stati fortunati ad avere un terreno edificabile rispetto a uno che abbia invece una strada o un impianto sportivo nel suo terreno. Benissimo, siamo rimasti entro i due minuti, proseguiamo, questa volta ricominciamo il giro da Gate, parliamo di beni culturali, anche se se n'è in parte parlato già. Ad Arano è un po' una città d'eccellenza, forse non adeguatamente valorizzata, il museo archeologico è forse il principale dell'intera provincia di Catania, vi sono dei siti di grande pregio e dei monumenti di prima grandezza. Parlando di un ministro di qualche anno fa che ha affermato con la cultura non si mangia, invece ad Arano potrebbe essere proprio tutto l'opposto. Ecco, lei pensa ai beni culturali e a uno sviluppo turistico come possibile? Il suo programma lo prevede? Due minuti per lei. Sì, il mio programma è fra i punti, ne abbiamo parlato anche in questa sede, fra i punti prioritari del programma. È quello che accennavo prima. Noi pensiamo ad un consorzio di comuni dell'Etna Ovest, che possa occuparsi di turismo, perché il turismo non può essere la risposta o non può essere il progetto rinchiuso in un solo comune, anche se grande come quello di Adrano. Ecco, l'offerta turistica deve essere più ampia per poter coinvolgere un certo numero di turisti, appunto. Allora noi pensiamo all'Etna Ovest e a tutti quei comuni che da Paternò vanno verso Randazzo, proprio tutti quelli che sono serviti dalla strada statale 284. Noi pensiamo un consorzio di questi comuni che ha l'Etna, patrimonio dell'umanità a nord, e poi città di grande valore come quella di Adrano. Noi lo vogliamo mettere in circuito, però inserito in un'offerta più ampia. Io di questo ho avuto la fortuna di parlarne con uno dei direttori generali del Ministero dei Beni Culturali, che è un mio amico, e ha parlato, mi ha suggerito questa soluzione affinché anche il Ministero possa dare un contributo in questa direzione, possa sposare questo progetto. C'è una cosa più ampia, un consorzio di comuni, sì, turismo e certamente per quanto riguarda Adrano i beni architettonici non mancano. Ma come attrarre i visitatori? Ma i visitatori, mi spiegava il mio amico, che pure è un tecnico competente, ormai non si fanno più con gli incontri, con le brochure. Adesso, mi ha detto, è un tasto. L'offerta deve essere ampia e quindi si offre ai cinesi, si offre ai tedeschi. Un'offerta ampia di ambiente e cultura, ma deve essere grande, non può essere solo Adrano. Ci dobbiamo consorziare e questo il Ministero ci aiuterà e lo metterà in circuito, e poi noi dobbiamo accogliere niente alberghi, niente espansione, solo alberghi diffusi, e i nostri concittadini ne potranno ricevere un beneficio economico. Veniamoci qui, riprendiamo da Aldo Di Primo, stiamo per farvi beni culturali, turismo e sviluppo che può venire da questo comparto. Purtroppo lo sviluppo che viene dal turismo non può esistere senza infrastrutture turistiche. Quindi Adrano è allo stato zero di infrastrutture turistiche, ovvero diciamo locali ricettivi, alberghi, ristoranti. Quindi noi siamo veramente da questo punto di vista proprio all'inizio. E allora tutto il nostro patrimonio, Etna, Simeto, beni culturali, beni ambientali, beni immateriali che noi abbiamo, di cui il nostro territorio, ovviamente, ma anche Adrano, è molto ricco, servono a nulla, perché il turismo che finora si è registrato ad Adrano è un turismo mordi e fuggi. E allora ovviamente noi dobbiamo stabilire quali sono le priorità, e sono queste infrastrutture che ovviamente sono d'accordo devono essere diffuse nel territorio, anche perché magari ci fosse chi possa venire a realizzare un albergo, ma ovviamente nessuno fa un investimento con grandi risorse se già non c'è un ritorno.
Allora l'albergo diffuso, però dobbiamo dire come si fa un albergo diffuso. Innanzitutto noi dobbiamo mappare il territorio, individuare quali sono gli edifici fatiscenti, stabilire quali sono delle priorità anche attraverso degli espropri e poi fornire questo patrimonio alla disponibilità di associazioni che si mettono in rete utilizzando anche il patrimonio pubblico. Ovvero noi abbiamo delle strutture che potrebbero diventare strutture ricettive e sono Gesù e Maria, gli istituti della San Giorgio Gualtieri, ci sono altri conventi che possono creare il polo attorno a cui può nascere ad Adrano un albergo diffuso. E quello potrebbe essere finalmente il volano. Direi un'altra cosa molto importante, attraverso la sinergia con le scuole, perché oggi vede, si parla di alternanza scuola-lavoro, non c'è imprenditore più importante del comune dell'amministrazione. Mettere in relazione l'alternanza scuola-lavoro con questa mappatura del territorio e con le start-up che i giovani studenti creano nelle loro esperienze di alternanza scuola-lavoro, noi dobbiamo guidare poi questo processo affinché diventi realtà e quindi incentivare gli investimenti sul turismo. Allora, abbiamo concluso il giro sui beni culturali, manca Monteleone, se non sbaglio. Sì, Monteleone. Allora, dice bene Aldo, ci vogliono le strutture ricettizie. Ci mancherebbe, ma prima di pensare alle strutture ricettizie che sono fondamentali perché turismo si traduce in accoglienza, bisogna valorizzare i beni, e credetemi, abbiamo dei beni naturali, dei beni arcole bellissimi ad Adrano. Io ho girato uno spot elettorale e sono andato a girarlo nel Ponte dei Saraceni, e da tanto tempo che non andavo, una bellezza naturale indescrivibile, però abbandonata a se stessa. Non c'è la viabilità, quindi bisogna valorizzare queste strutture, queste bellezze naturali, bisogna dare i servizi, ecco, perché un turismo senza i servizi, io penso possiamo fare tutta la pubblicità che vogliamo, ma cosa offriamo? L'accoglienza dobbiamo offrire, prima dobbiamo valorizzare il territorio, le nostre bellezze naturali, poi bisogna fare una buona informazione, come dice Angelo, e bisogna fare una pubblicità, e dopo le strutture ricettizie, perché il turista cosa viene a fare ad Adrano? Cosa viene a trovare? Sì, ci sono le bellezze, ma dopo cosa fa? Non può andare in un albergo, non c'è un ristorante, non c'è niente, quindi bisogna valorizzare. Ecco, mettiamoci tutti i cittadini, tutte le amministrazioni, anche con gli altri comuni, in sinergia per valorizzare il nostro territorio. Allora, abbiamo finito questo giro, benissimo, tempo supplementare. È un argomento molto importante, quindi piuttosto che limitarlo a questo, io vorrei dire che appunto per quello che è stato detto bisogna iniziare anche attraverso le infrastrutture ricettive. Ma io direi che noi abbiamo un patrimonio che va razionalizzato. Adrano ha un museo archeologico molto famoso, quindi nell'area diciamo siciliana è uno dei più importanti, tuttavia è all'interno di un contenitore che sarebbe egli stesso un polo turistico per Adrano. Poi all'interno di quello stesso contenitore, oltre al museo archeologico, c'è una pinacoteca. E poi ci sono altri beni che sono conservati per esempio all'interno delle chiese. Io una volta parlando con anche diciamo alcuni che hanno queste collezioni, anche privati, ritenevo che potesse essere messa in rete una rete di musei ad Adrano che veda separatamente un percorso che va dal museo archeologico alla pinacoteca a quello dell'arte sacra che si può creare diciamo anche a costo zero. Veniamoci qui. Allora, Monteleone, tempo supplementare, voleva aggiungere qualcosa? Io penso anche un'attrazione per accogliere i turisti possono essere anche le tradizionali, le feste tradizionali, gli eventi, il carnevale, perché no? Quando si parla di carnevale si va sempre al passato e ci sono gli sprechi. No, il carnevale può essere anche un'attrazione, fatto con le risorse giuste, senza sprechi, perché il carnevale, i valori, riscoprire i valori tradizionali è non solo divertimento, ma è cultura. Perché gli eventi, le feste, non sono solo divertimenti, credetemi, ci vuole il divertimento. Il cittadino deve anche divertirsi, ma soprattutto gli eventi sono cultura. E formare, e ritornare nei valori tradizionali di una volta, con le feste, con le sagre, questi sono, anche questo è turismo, anche questa è accoglienza. Fermiamoci qui, e andiamo su Degate, se vuole ancora dire qualcosa su questo argomento. Vorrei ribadire solo questa idea. Il turismo legato al Castello Normanno, io sono stato un alunno del professore Franco,
che dirigeva il museo del Castello Normanno e aveva 100 visitatori al giorno. 100 ne venivano al castello e 100 alla centrale solare, che pure fu un'attrazione. Vengono 36.000 persone l'anno, allora, ora non ci sono più, sono molti di meno, e comprano un arancino. Io credo che turismo non sia questo. Allora Adrano deve lanciare un'azione diplomatica con i comuni vicini, e se io sarò eletto sindaco lo farò dal primo giorno, da Paternò fino a Randazzo, e offrire l'Etna, il Simeto e le città d'arte, prima Adrano, se permettete, un po' per orgoglio e un po' perché è vero, e poi tutte da Randazzo fino a Paternò. Perfetto, fermiamoci qui su questo argomento e andiamo alla postazione social. Tantissimi, tantissimi messaggi che riguardano il generale. Uno mi è andato all'occhio in particolare, ed è che Biancavilla comunque, per i candidati sindaci vale per tutti e tre, Biancavilla comunque ha 366 posti letto attuali che funzionano, strutture ricettive per circa 3.000, possono fornire 3.000 pasti al giorno a tutti gli ospiti nella vicina Biancavilla ad Adrano. Quindi si può lavorare in sinergia. Poi ci sono delle domande molto serie e importanti. Ve le anticipo, così il direttore li gestisce. Come pensano di scongiurare il dissesto, o se vogliono scongiurarlo, quali, è un'altra domanda, e quali proposte sono previste per i più deboli? Queste due allora, li gestiamo dopo. Sul dissesto in parte hanno già risposto, sarebbe ritornare su un argomento che abbiamo affrontato. Scongiurare, hanno parlato del dissesto, ma se sono d'accordo o meno, vogliono scongiurarlo oppure. Gli facciamo fare un brevissimo ritorno su questo e poi le fasce più deboli della popolazione. Prima di passare ai nostri ospiti, come vanno i commenti e i messaggi? Devo dire che sono molto educati. Molto molto educati, commentano quello che dicono i nostri ospiti. Non ci sono gli hooligans di Paternò, che mi ricordo un anno fa per le amministrative di Paternò c'erano le fazioni di hooligans che dicevano delle cose, perché su Facebook purtroppo non c'è filtro. Forse il motivo perché c'era un sindaco uscente. Invece, probabilmente. No, qua sono molto educati, chiaramente criticano, e ci sono i fans di Primo, ci sono i fans di Nicola Maccarrone, i fans di Dagati, chiaramente. Di Monteleone, scusa. E allora ripartiamo un po' da questa imbeccata che abbiamo avuto dai social, fasce più deboli, quindi di politiche sociali. Facciamo un breve passaggio per tutti, iniziamo da Di Primo, 2 minuti per lui. Beh, le politiche sociali ovviamente, se si basano solo sull'assistenzialismo, credo che noi non possiamo andare da nessuna parte. Ovviamente ci sono anche in questo settore delle risorse comunitarie alle quali noi dobbiamo doverosamente attingere, ma è creando sviluppo nella comunità che si riesce a dare, fare volano per l'economia e quindi risollevare anche le sorti dei più deboli. Per esempio, a giorni questa vituperata amministrazione metterà in campo una serie di cantieri di lavoro che daranno respiro a proprio queste categorie più deboli, e quindi questo processo lo avvieremo, ovviamente chi di noi sarà alla guida di questa nuova amministrazione se lo troverà come un regalo da poter offrire ai nostri cittadini. Quindi, per quanto riguarda quindi lo sviluppo, io dicevo proprio questo, che lo sviluppo turistico non può essere visto da solo, se non in un contesto generale, in cui prima si parte dal recupero del centro storico, attraverso anche questi piccoli interventi. Riqualificando la città diventa attrattiva del turismo, perché non basta mandare le brochure a New York, a Parigi o da qualsiasi altra parte, o anche mettersi in rete, perché è più importante invece riqualificare il territorio. Quando un territorio è attrattivo, poi si può fare pubblicità su quel territorio, ma soprattutto, ripeto, bisogna creare le strutture recettive. No, una volta fatto questo, ovviamente il volano dell'economia si può anche incentrare su quello che è un evento straordinario, un grande evento,
che veda i beni culturali immateriali, quelli che sono appunto le nostre tradizioni, questo è stato detto e lo ripeto, ma perché lo condivido pienamente, insieme a quello che sono un paniere di prodotti agricoli ortofrutticoli, che sono veramente la ricchezza unica di Adrano e che meriterebbero una maggiore considerazione nell'ambito di questa nostra produzione locale. E allora, creando un evento che, come per esempio sono le sagre che si svolgono nei paesi vicini, però mettendo in rete tutte queste cose che magari gli altri paesi non hanno, noi abbiamo la fortuna di avere, si può creare un evento che duri anche diverse settimane. Terminiamoci qui, la parola adesso passa a Nicola Monteleone, quindi politiche sociali e le fasce più deboli della popolazione. Lei cosa prevede? Ma io innanzitutto dico che la politica ha il dovere di prendersi cura dei più deboli, degli anziani, perché gli anziani sono importanti per la loro esperienza. Noi metteremo questa a servizio dei più giovani, l'esperienza degli anziani la metteremo a servizio dei più giovani, perché creeremo un ufficio adatto, perché gli anziani con la loro esperienza devono mettersi la propria esperienza lavorativa e saranno obiettivi per far crescere il giovane, per un'esperienza lavorativa. Poi faremo anche degli uffici adatti dove la gente andrà a confrontarsi, andrà a vedere chi ha davvero più bisogno. Intanto si deve ristrutturare tutte quelle case famiglie, si deve dare dignità di nuovo a chi ha bisogno, alle fasce più deboli, perché non c'è dignità. Dovremmo anche assicurare pari dignità. Ecco, noi daremo pari dignità a tutte le fasce più deboli. Questo è il nostro obiettivo, dare dignità. Allora, passa la parola a Dagate, 2 minuti anche per lui, aspetti sì. Che facciamo partire il cronometro, vado. Ma non vi è dubbio, voglio dire che dal punto di vista delle politiche sociali, anche in questo campo io credo che ci sia tantissimo da fare, ma questo basta fare una passeggiata ad Adrano, scambiare qualche battuta, io lo faccio per mia natura, cammino a piedi, per capire, no, a parte lo stato di rassegnazione, di resa, che non è dovuto solo alla crisi economica, ma è dovuto alla mancata inclusione, ecco, in un sistema di relazioni. Ad Adrano è un comune dove le relazioni si sono rarefatte per errori che anche la politica ha fatto, errori di disinteresse, errori di superficialità. La politica di Adrano, ecco, io dico un po' per tornare ai temi del dissesto, è stata capace di generare debiti dell'ordine di decine di milioni, ma non è per ridire una cosa o per rifare un'accusa, e non riuscire a dare 100 euro a uno che viene raccolto per le strade dai vigili urbani. Io dico, bene, se Adrano ha un deficit di 40-50 milioni di euro e non riesce a, cioè ha quest'ordine di grandezza, quindi ha fatto delle spese di quest'ordine di grandezza, come mai non riesce a dare? Cioè, e quindi i servizi sociali vanno sempre via al recupero anche di risorse finanziarie. E poi io dico, ho visto anche una classe dirigente svogliata, poco ispirata. Io appartengo all'altro secolo, ho cominciato a far politica, voglio dire, ero un democristiano, un poco che si rifà alla dottrina sociale della Chiesa, ma quest'anno ho ricordato Moro a 40 anni dalla morte, bisogna essere anche ispirati, non distratti, nessuno ai margini, c'è la piena inclusione, non è importante che tutti, sarebbe bene che tutti lavorassero, ma che tutti facciano parte della città. Oggi non tutti i cittadini si sentono di partecipare alla vita della città. Quello dell'inclusione è diciamo, la nostra ispirazione, sarà la nostra azione, progetti educativi, strutture sportive aperte non chiuse e via discorrendo. Fermiamoci qui. Riprendiamo il giro da Nicola Monteleone, lei ha parlato di rifare il carnevale alla grande, di primo ha parlato di rivalorizzare le tradizioni, Dagate parlava di infrastrutture, ecco, però
sono un po' delle promesse, ma come finanziare il carnevale per quello che la riguarda? Ovviamente la domanda poi riguarderà anche gli altri candidati. Dove trovare i soldi? Guarda, io non ho parlato di carnevale alla grande, io ho parlato di carnevale riscoprendo le tradizioni, con carnevale coinvolgendo le scuole, i gruppi in maschera, coinvolgendo anche il teatro, perché faremo di tutto per riscoprire le tradizioni, per riscoprire anche le scuole e soprattutto fare anche i carri allegorici, perché no? I soldi si troveranno con l'accuratezza che la nostra amministrazione ci metterà per ripristinare tutto quello che si è perduto. Noi non vorremmo fare un grande carnevale, perché non c'è la possibilità e non è una promessa. Che vi farò, una manifestazione grande. Come io non faccio promesse. Ecco, il mio finanzio si finanzia riandando a riscoprire le risorse, cercando le risorse. Le risorse come con i progetti, andando anche ad andare a riscoprire quelle risorse che non ci sono più. Ma io ripeto, non ho promesso e non posso promettere, perché le promesse sono prese in giro per i cittadini e io non prometto. Io vorrei riscoprire piano piano il benessere e ritornare una città a vivere. Anche gli eventi, anche le feste, anche il carnevale è un motivo per rivivere. Certo, non faremo grandi cose perché non si possono fare e le promesse non li devo fare e non li farò. Bene, si è fermato qui, la parola adesso passa ad Angelo D'Agate. La domanda è la stessa: come finanziare un programma elettorale data la situazione ben nota del Comune? Questa domanda coglie la vera essenza di questa campagna elettorale. No, i candidati siamo costretti a dire di dover fare, è giusto che sia così, perché chi va ad amministrare, chi va a governare, è giusto che pensi ad uno sviluppo, che pensi ad una evoluzione della propria città. Ma come si fa? Come si fa? E allora la prima cosa è il dissesto. Noi ci opponiamo al dissesto. Noi fronteggeremo il dissesto, noi sappiamo come fare. Nel finale questa amministrazione, mi è giunto notizie che ne ha combinata una delle sue, ha fatto una trattativa con uno dei maggiori attori del nostro dissesto, che è nel Sole, speriamo che non sia vero, che contraddirebbe, diciamo, quel piano di ristrutturazione finanziaria che è stato mandato al Ministero, dove veniva prevista una cifra e invece pare che ci sia stata una trattativa per una cifra superiore. Noi nel nostro piccolo pensavamo a un decimo di quella cifra, quindi sta lì chiudere questi contenziosi stando dalla parte del comune senza mostrare debolezze rispetto a questo e ritagliare un po' di risorse dal bilancio per i servizi sociali, per le spese più indispensabili, mica per il carnevale. Il carnevale va fatto con dei mezzi semplici, anche con pochissimi soldi, 10.000 euro, 5.000 euro, le offerte dei cittadini, si faceva così tanti anni fa, penso che si possa rifare anche ora in un momento di emergenza. Progettazione. Io lo so che ora i miei colleghi candidati, altri parleranno, non saremo solo i candidati a parlare, daranno tutte le cure per i finanziamenti. Adrano dal 2000 a oggi, quanti finanziamenti ha ricevuto con tutti quelli che hanno fatto lezioni di finanziamento europeo? Qualcuno lo sa? Io ci ho dato un'occhiata, saranno 4-5 milioni di euro. Sinagra in 8 anni sa quanti milioni di euro ha ricevuto? 80 milioni. Sinagra, che non si trova neanche, con tutto il rispetto, nella cartina geografica, 80 milioni di euro. Il problema sono i progetti. Allora, i progetti, l'ufficio tecnico del comune di Adrano, è chiaro che non li fa, non mi risulta ci siano progetti non finanziati, non li fa uscire. Si deve trovare un altro ente che fa questi progetti, saranno esterni, si vedrà, si leggerà bene la legge e io sono disponibile a percorrere anche questa strada. Fermiamoci qui. Di primo, allora, come finanziare quello che poi si può trasformare in un libro dei sogni, perché sennò al contrario il sindaco diventa un esecutore testamentario di un comune se sta per morire. Prego. Ma veda, se io mi sono candidato a sindaco non posso partire con il pessimismo dei miei colleghi.
anche perché ho capito che non conoscono il patto per il Simeto, la strategia delle aree interne che già prevede 32 milioni di euro per questo territorio. Questo territorio comprende i comuni di Adrano, Biancavilla e Centuripe. È la vecchia contea di Adernò, nella quale sono previste infrastrutture di collegamento con gli assi viari principali, aeroporto, autostrada, vie d'uscita dai paesi, collegamenti stradali. Sono state previste delle bretelle, per esempio è già stata finanziata la strada che va al Ponte dei Saraceni. Inoltre tutte queste risorse andranno non solo a queste infrastrutture, ma anche ai privati che con le loro iniziative potranno attingere, secondo le start-up che andranno a presentare, a questi finanziamenti. Quindi ci sono i soldi, ma ovviamente la progettazione è fondamentale. E non è vero che noi dobbiamo indicare enti esterni, perché non c'è nessuno che regala nulla a chi, diciamo, chiede quasi come elemosina un progetto. I progetti si possono fare attingendo prima alle professionalità interne, ma per questo c'è bisogno intanto di creare un portfolio delle competenze dei nostri tecnici, che dichiarano quelle che sono in grado di fare, in modo che il Comune abbia un quadro preciso di quali sono le capacità progettuali. Secondo, c'è un fondo di rotazione al quale si può attingere per provare anche attraverso progettazioni esterne, perché sono validi professionisti del territorio che possono progettare opere pubbliche su indicazione del Comune. Terzo, ci sono i concorsi di idee, e questo è un altro settore che non è stato mai toccato da Adrano e da nessuna parte nel nostro territorio. Perché il concorso di idee che cos'è? Si mette in bando una gara di progettazione di idee che ovviamente sono finanziate solo per quella parte di progetto preliminare, e una volta che attraverso questo progetto preliminare o definitivo, secondo quello che è richiesto dalla comunità, si può partecipare a un finanziamento, poi si possono pagare anche i tecnici che hanno fatto questi progetti. Quindi i mezzi ci sono, bisogna saperli usare. Fermiamoci qui, allora entriamo nell'ultima parte della nostra trasmissione, prima però di andare anche argomentare un po' personalmente con voi, c'è una cosa che mi stava particolarmente a cuore, anche perché me l'ha suggerita un amico che sta ad Adrano. Questo giro lo ricominciamo da Angelo D'Agate. L'Adrano Basket è in Serie C, però non c'è un palazzetto dello sport. Vi chiedo di mettere dentro questa domanda e innanzitutto l'augurio che si possa realmente onorare al meglio, magari in prospettiva, in futuro, quello sforzo dell'Adrano Basket che ha conquistato la promozione. E poi parliamo un po' di politiche anche che riguardano lo sport, e lo sport si collega ai giovani. Angelo D'Agate. Ma diciamo, il problema del palazzetto lo abbiamo fatto in un posto di città nostra, noi abbiamo vinto ad AC Reale i playoff per andare in Serie C, ho seguito la squadra di basket, il nostro posto diceva bene ragazzi, però certo infidiamo un po' il Palavolcan, mi pare che si chiami questo palazzetto di AC Reale. Fra i 5 milioni di finanziamenti che in 20 anni, quella, io devo ripetere a Di Primo purtroppo, che viene a proporre, no, quelle persone che in 20 anni non hanno fatto niente in questa direzione, per i prossimi anni avverrà la via Belletà, lo sport. Però sì. Lei ha un'idea come finanziare il palazzetto? Ma il palazzetto si può finanziare in mille modi, a mio modo di vedere, ci sono tanti bandi che permettono. Ne dica uno. Ma guardi, ce ne sono tanti, noi abbiamo un esperto di bandi, lei mi ha parlato prima dei beni culturali, l'anno scorso ad agosto c'è stato recupero dei beni architettonici e culturali del Comune, 100% di finanziamento senza contributo, il Comune di Adrano non ha partecipato neanche per un centesimo, quindi non è che non ci sono i bandi ci sono. Noi siamo stati capaci di fare solo delle strutture precarie che ogni colpo di vento saltano 20 pannelli della copertura. Questi sono tutti i finanziamenti che sono giunti ad Adrano. Io credo che Adrano meriti un palazzetto. A mio modo di vedere, non so, l'esito della legge sulle province dovrebbe essere questo, per onestà e serietà, perché la storia dei palazzetti e delle grandi strutture a volte per una comunità è anche esagerato l'investimento. Io penso che Adrano debba averlo in quel contesto di cui le parlavo io, di turismo, di inclusione, di sport,
perché poi questi, tutte queste strutture, no, diventano poi un peso per il comune, la gestione, la manutenzione, quindi tutto deve essere visto così. Quindi noi abbiamo lanciato un nuovo progetto, un progetto integrato per lo sport, dove la rete, no, delle strutture con la rete delle associazioni e la presenza di imprenditori, di educatori e un nuovo ruolo delle istituzioni possa farle rivivere. Ad Adrano non vivono le strutture. Veniamoci qui, le darò un tempo supplementare perché parliamo anche di politiche giovanili. A questo punto tocca a Di Primo. Due minuti. Devo fare un appunto perché stanno esplodendo i messaggi. Dagati è informato, dice, solo dell'ultimo finanziamento, è importante, che sono 4.200.000 euro di questa amministrazione 15 giorni fa, ma i 22 milioni di euro di questa amministrazione ultima Ferrante non lo dice nessuno. Il succo è questo, perché i messaggi stanno esplodendo, quindi devo dire così. Andiamo a Di Primo, un attimo che ripristiniamo il cronometro. Prego, Di Primo, il palazzetto dello sport. Ma infatti io voglio partire da questo. Dagati sconosce completamente i finanziamenti che sono arrivati e stanno arrivando da Adrano, che arriveranno sono già approvati, quindi, ma uno bisogna conoscere la programmazione. Io ho letto il piano operativo FESR e non ci sono settori di finanziamento per impianti sportivi. C'è un solo sistema, che è il credito sportivo. Quindi è l'unico sistema per realizzare un palazzetto. Io devo dire che sono uscito dall'amministrazione Ferrante 6 anni fa, proprio perché, siccome io sono stato il fondatore della squadra di basket, l'ho seguita per 30 anni, sono stato il presidente, il dirigente, ascendere, allenatore, giocatore, quindi quella è una cosa che ho creato io, e quindi lei capisce quando mi sta a cuore lo sport che ho praticato fino a 42 anni, fino a quando non mi hanno cacciato, perché volevo ancora giocare come Buffon, ecco, questo lo dico. Tanto per... E allora il palazzetto dello sport si deve fare, perché noi altri abbiamo in scadenza una serie di mutui che ci permettono, in quanto alla nostra esposizione, che per quanto riguarda i mutui non raggiunge il tetto massimo o medio che, diciamo, degli altri comuni, noi nel tempo di preparare un progetto che io già avevo avviato come progetto preliminare e poi doveva diventare definitivo e quindi esecutivo, nel tempo di ripreparare questo progetto noi possiamo poi concorrere e attingere ai mutui del credito sportivo, che è l'unica fonte oggi sicura di finanziamento per un battito. I tempi, io credo che come progettazione ci vorrà un anno e mezzo. Dopodiché, ma questo proprio per fare coincidere i tempi necessari per la realizzazione. E poi io credo che per gare messe in opera di questo palazzetto ci vorranno un paio d'anni. Ma io ritengo che nello stesso momento, siccome noi abbiamo una squadra in Serie C, bisogna riqualificare nel miglior modo possibile l'impianto che adesso esiste per permettere di giocare appunto a questa squadra. Allora, tocca adesso a Monteleone, aspetti soltanto un istante che ripristinano il cronometro, per cui stiamo parlando di palazzetto dello sport, successivamente parleremo subito dopo anche di politiche giovanili che si legano un po' allo sport. Prego. Ma guarda, io intanto faccio i complimenti e gli auguri alla squadra di basket di Adrano e complimenti a tutti quei soggetti e ai dirigenti che ci credono ancora, perché non è facile credere ancora allo sport. Perché un dirigente che investe del tempo, del denaro e poi si vede una situazione di questo genere, non solo ad Adrano, in generale, senza strutture, senza nessun tipo di valorizzazione all'impegno e al sacrificio che fa, ci vuole coraggio. Quindi il palazzetto dello sport, certo che ci vuole il palazzetto dello sport, e dice bene Aldo, l'unico finanziamento che si può ricercare è il credito sportivo, non ci sono altre strade. E lo faremo, la mia amministrazione lo farà, ma prima di pensare, e quindi penseremo al palazzetto dello sport, bisogna anche dare spazio alle altre attività, alle altre associazioni, bisogna ristrutturare tutte le strutture fatiscenti che ci sono ad Adrano, perché non c'è dignità nemmeno per chi vuole svolgere questa attività. Ecco, dobbiamo dare dignità a tutti quei soggetti che ci mettono la passione, l'amore, perché lo sport è amore, passione. E senza strutture passa la voglia. Anche il calcio è sparito ad Adrano e noi ancora pensiamo a fare grandi opere. No, io non prometto grandi opere,
però prometto di ristabilire la dignità a chi ha la voglia, la passione e l'amore di fare sport. E come ristrutturarle queste strutture? Ecco, la ristrutturazione di queste strutture è, intanto sono state abbandonate e quindi si devono ricercare sempre, perché è chiaro, il comune, lei mi fa sempre questa domanda, è chiaro, lo dico chiaro, il comune con le proprie entrate non può fare queste cose, non può ristrutturare, non può fare feste, non può fare carnevale, non può fare, perché siamo in emergenza, siamo quasi al dissesto, quindi bisogna ricercare anche lì dei finanziamenti, delle risorse esterne, andare a ricercare, perché il sindaco non può fare solo l'impiegato, deve andare a ricercare le risorse, deve andare a presentare i progetti. Ecco, con i progetti e la progettualità noi riusciremo a dare una risposta a questa città. Benissimo, allora abbiamo individuato il problema e dato anche la soluzione, perché sennò resta semplicemente un sogno nel cassetto. Iniziamo questo giro da Di Primo. Abbiamo introdotto nella precedente domanda la questione delle politiche giovanili, che si legano un po' a quelle che sono le politiche sportive. Il suo programma cosa prevede? Ma io per restare al tema della domanda, sì. Prima, scusami direttore, perché si è parlato di basket sia all'inizio della trasmissione, sì, sì. Adrano praticamente aveva una squadra di calcio che chiaramente ha perso, è giusto, sì, parlare anche parlato, di calcio. Di calcio, lui. È giusto che diamo equità non solo di basket, anche di calcio. Quindi qualche 30 secondi magari li diamo ciascuno per parlare di calcio. Allora, riprendiamo dalle politiche giovanili con Di Primo. Io nel mio programma ho sempre detto che voglio partire dal rapporto con le associazioni, con le scuole, con gli enti di volontariato, perché è vero che se noi vogliamo impiegare risorse che non esistono per fare le grandi manifestazioni, questo non è possibile. E allora bisogna attivare l'intelligenza. Siccome noi abbiamo tante di queste risorse umane, giovanili, che si possono spendere in questo campo, che in fondo è il campo del volontariato rivolto ai diversi settori. Quindi lo sport, lo spettacolo, sono, diciamo, i campi d'azione naturali dei giovani. E quindi noi a loro dobbiamo garantire, come dire, una collaborazione nella organizzazione degli eventi, ma poi affidare molto spesso a loro quelle che sono le nostre risorse materiali. Per esempio, il nostro giardino pubblico potrebbe essere in estate, anzi dalla primavera estate, un luogo perpetuo di manifestazioni a costo zero, che possono fare diciamo, quei giovani, quei gruppi che si vogliono esibire, dove il comune può mettere le strutture, le attrezzature, ma ovviamente i giovani mettono il loro talento. Stessa cosa per le scuole, le politiche giovanili non possono non passare attraverso una sinergia tra il comune e la scuola. Allora io poco fa avevo anche parlato di quello che può essere questo rapporto. Un rapporto sinergico significa che il comune crea delle condizioni di ricerca per avviare dei programmi di sviluppo. Oggi si chiamano start-up e sono delle iniziative dei privati, quindi il comune non ci deve mettere niente, solo dare istruzione a questi giovani e guidarli nel percorso. Allora, attraverso questo rapporto, se il comune riesce ad attivare alcuni interventi, da, per esempio ad effettuare nel centro storico, nel recupero di alcuni edifici che già esistono e quindi basta solo metterli a posto anche con non molto denaro, e allora questo rapporto di gestione del nostro patrimonio dato alle associazioni e ai giovani potrebbe rilanciare sia alcuni settori produttivi, ma dare vitalità anche al mondo giovanile. Bene, ci siamo fermati con Di Primo, riprendiamo con Nicola Monteleone. La domanda è la stessa che abbiamo rivolto ad Aldo Di Primo, cioè le politiche giovanili. Lei ha detto che rappresenta un po' questo mondo che si è aggregato attorno alla sua figura e alla sua proposta, per cui qual è la sua ricetta e il suo programma per le politiche giovanili? Le politiche giovanili, i giovani, e io devo essere, vedi Aldo, per la prima volta, non sono io contro quello che stai facendo tu o contro la tua coalizione, no, io ti devo dare ragione, sì, dobbiamo sfruttare le associazioni, dobbiamo andare a ricercare le associazioni, le scuole, dobbiamo coinvolgere, perché i fondi, ahimè, non ci sono.
per fare grandi manifestazioni. Dobbiamo cercare di coinvolgere, ecco, ci vuole sinergia con i giovani, con le scuole, con le strutture abbandonate dal comune, perché il comune ha delle strutture, si devono mettere in piedi e si devono dare alle associazioni, si devono mettere, ecco, in campo tutte le forze che abbiamo attorno a questa città e dobbiamo garantire un minimo a questi giovani. E bisogna fare, io vorrei, ho in mente di rifare, vi ricordate le Olimpiadi giovanili? Ecco, io ho un grande sogno, abbiamo un campo sportivo inutilizzato, ecco, lì si potrebbe fare ancora di nuovo, ritornare alle Olimpiadi giovanili, dove i giovani, dove le scuole parteciperanno e dove dare spazio a tutte quelle persone, a tutti quei bambini, a tutte quelle donne, a tutte quelle mamme che hanno voglia di riscoprire lo sport. Ecco, noi dobbiamo essere per i giovani, noi dobbiamo essere per quell'associazione, per quei soggetti che amano lo sport e si impegnano e fanno sacrifici. Questo è il mio impegno a ridare di nuovo dignità ai giovani e soprattutto ridare di nuovo quel piccolo benessere, perché lo sport è benessere. Ci siamo fermati qui con Nicola Montaleone e le politiche giovanili nella proposta di Angelo D'Agate. Azzeriamo il timer, 2 minuti anche per D'Agate. Penso che tra le competenze del Comune proprio la politica giovanile non sia proprio, come dire, una delle sue competenze. Questo non vuol dire che non ci debba essere una sensibilità negli amministratori per favorire, voglio dire, la vita dei giovani, la vitalità dei giovani, e quindi recuperare tutti quegli spazi di aggregazioni, di primo diceva della villa comunale, e i propositi sono belli, perché noi avevamo una villa comunale, tanto per dire, no, un'aggregazione semplice tra i giovani, si fanno la passeggiata, dove anche gli sposi, anche di altri comuni, venivano a farsi le foto nella nostra villa. Adesso non ci viene più nessuno, non ci vanno manco gli adramenti, perché non si può camminare, perché l'erba è alta, perché non c'è più un colore, c'è solo il giallo dell'erba secca. E quindi ad Adrano si riparte da zero. Gli impianti sportivi, per una sfortunata, voglio dire, interpretazione della legge, vedi, il campo sportivo un po' sono stati chiusi, oppure si chiedono 100 euro per entrare. Noi spalancheremo tutte queste porte, certamente ci atterremo alla legge, ma riapriremo questi impianti che sono poco utilizzabili, e fare, no, questa rete di impianti e di associazioni che loro devono costituire questa struttura materiale e immateriale affinché ci sia la risposta. Noi vogliamo recuperare anche quei pezzi di terreno, quei terreni abbandonati, per darla ai bambini, per mettere lì un piccolo strumento, perché non ci sono fondi. Io credo che debba cambiare. Per fare queste cose non è che dobbiamo andare a cercare il finanziamento, perché tenere la villa pulita e bella è posto da aggregazione, non è che ci vogliono grandi finanziamenti. Cioè bisogna che al comune ci vadano degli amministratori che questa ispirazione, questa volontà, questa illuminazione ce l'abbiano, e questo è il punto, a mio modo di dire. No, scusi, io vorrei... Le ridò la parola, perché restiamo in argomento anche con l'imbeccata che viene dai social. Volevo dire che avevo formulato la domanda sul palazzetto dello sport, e quindi siamo entrati sul basket, non per sottovalutare assolutamente il calcio. Per cui un tempo supplementare per tutti. Accogliamo l'imbeccata che viene da Facebook, e lei ovviamente dirà la replica che dovrà, ma mi parli anche alcuni secondi del calcio. Ovviamente un'amministrazione comunale non può stimolare la nascita di una società sportiva, però concretamente cosa può fare per riportare il calcio ad Adrano, e poi dica quello che deve aggiungere. Ovviamente per riportare il calcio ad Adrano ci vuole che si attivi anche la passione degli sportivi e che il comune metta quelle che sono le sue strutture a disposizione, migliorandole il più possibile. Io rimanderei poi al mio programma i dettagli, ma anche per il campo sportivo ho previsto che, attraverso sempre il credito sportivo, nell'ambito di una spesa contenuta entro certi limiti, si debba fare una copertura per la tribuna e rendere più vivibile quella struttura, che oramai ha degli anni, anche se
in questi anni ha fatto benissimo il suo dovere. Però se non c'è la squadra... Però ovviamente, ma ovviamente noi dobbiamo creare le condizioni affinché la squadra ci sia, e poi ci auguriamo, perché la passione per il calcio ladano è grandissima e noi siamo i primi tifosi del Ladrano Calcio, e quindi auspichiamo che vada avanti non solo il calcio ma anche la pallavolo, che è un'altra realtà molto importante. Non volevo dire una cosa, perché io non sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Angelo D'Agate, che le politiche giovanili non facciano parte dei compiti primari di un'amministrazione. Io ritengo esattamente il contrario. Un'amministrazione debba partire dalle politiche giovanili, perché il futuro nasce attraverso i giovani, dalla loro educazione, dalla loro formazione. Quindi questa cosa ritengo che sia invece prioritaria, sia l'elemento che distingue, diciamo, la mia visione che è prospettiva dalla loro visione che è retrospettiva. Guardare al passato, quello che non si è stato fatto, i dissesti, i regali, ma io mi chiedo come mai allora si stanno proponendo alla carica di sì. Fermiamoci qui. Monteleone, tempo supplementare per lei. Calcio. Allora, vi dico la verità. Oggi Adrano, ma qualunque altra città, non può avere una squadra di calcio ad alti livelli. È impensabile, perché non ci sono più le risorse, non ci sono più gli imprenditori che ci mettono i soldi, anche perché c'è una grave situazione economica. Quindi cosa fare? Bisogna investire, anche perché io sono stato 12 anni dirigente di una squadra di calcio, ma erano altri tempi. Oggi bisogna investire sui settori giovanili. Se non si riparte dai settori giovanili e invogliare i ragazzi e quelli che hanno la passione di metterci impegno, sacrificio, io penso che Adrano non avrà più una squadra di calcio ad alto livello. Quindi si deve partire dal basso, si deve partire investendo e invogliando e dando le strutture e dando i servizi ai settori giovanili. Andiamo ad Angelo D'Agate, un tempo supplementare per parlare del calcio ad Adrano, del ritorno, e poi se magari vuole dare una replica a Di Primo, l'aspetto. Ma guardi, io... quando parlavo delle politiche giovanili ne parlavo proprio a livello di ordinamento degli enti locali, di competenze che vengono attribuite dallo Stato. Mi pare che uno volesse essere, come dire, volesse negare che un'amministrazione può agire nei confronti dei giovani. Era un'altra cosa, vabbè, è stata detta così. Allora, il calcio, anche il calcio è morto in questi 15 anni, non è un caso. Però se noi dobbiamo riportare ogni problema come l'assenza che muore per assenza di finanziamenti, io dico di no. Ad Adrano è morto tutto, perché tutte queste cose di cui stiamo parlando, le politiche giovanili, il diritto di esistere in una città, la voglia di divertirsi in una città, è morto nel cuore della classe dirigente che l'ha amministrata. Le cose ad Adrano sono morte per questo, non è che Adrano muore perché non ci sono soldi, a Biancavilla vive perché soldi ce ne sono di più. Non è così, è perché è morta nel cuore di quella classe dirigente. E allora io dico che le cose vivono. Il cuore pulsa se c'è la vita, se c'è la cultura della vita. Se non c'è quella cultura, il cuore non busserà. Fermiamoci qui. Hai un intervento, ci abbiamo alle conclusioni, non c'è nulla di nuovo. Ci sono chiaramente chi è d'accordo, chi è meno d'accordo, chi dice che è preparato, chi è meno preparato, però molto molto educati, devo dire. Bene, questo lo accogliamo con favore, questa inaugurazione. Riprendiamo da Nicola Monteleone, un giro per tutte e tre, però con una domanda specifica per ognuno. Abbiamo ascoltato anche qualche amico e fra quelle che ci hanno formulate le faccio questo. Non ritiene che la sua proposta sia un po' troppo autoreferenziale, poco scollegata anche da come dire, un legame politico, partitico con la regione, con Roma, e quindi sia una proposta alla fine magari importante per il mondo giovanile che rappresenta, ma un po' debole dal punto di vista amministrativo? No, io non penso che sia debole. È una scelta voluta stare lontano da quella cosa, io la chiamo cosa che hanno fatto. Io non penso che sono lontano dalla regione, da Roma, perché io e noi, la mia proposta sarà una proposta per la città. Io sfido chiunque, anche se non ho, come dice lei, legami o proposte partitiche. Io sfido chiunque, quando andrò a bussare nelle stanze del potere o alle regioni, io busserò forte
e aprirò la porta dicendo: io sono Adrano, io sfido chiunque, sfido qualunque amministratore che mi dirà, e mi dirà: no, tu non puoi entrare perché non c'hai una casacca politica. Io non lo penso questo. I cittadini di Adrano voteranno e mi voteranno perché io amo questa città. Io voglio mettermi in gioco per questa città, anche senza partiti. I partiti li lascio tutti al buon Aldo, che se li è presi tutti, per fare una coalizione, dice, per vincere al primo turno. Io non lo so se questa ci basta, perché i cittadini di Adrano sono stanchi, e sono stanchi perché l'amministrazione passata li ha distrutti, e ora sono tutti assieme. Per dare una proposta, cosa? Cosa diranno? E hanno i partiti, hanno i presidenti della regione. Perché? Non è il mio presidente della regione Musumeci? Io mi sento di essere rappresentato dell'onorevole Musumeci, io mi sento di rappresentato del governo che nascerà, anche se non ho casacche, anche se non ho colori, io busserò alla porta delle stanze del potere, con nome e cognome, e mi chiamerò Adrano. Questa è la mia proposta, anche se è debole, con due liste, non ha importanza. Vincere non significa essere tutti assieme, vincere significa essere coerenti, e io mi sento coerente, e i miei ragazzi che ci credono saranno coerenti e leali. Io ho una proposta leale verso la mia città, perché io amo la mia città. Sicuramente, tecnicamente sono più indietro degli altri, ma io ci sono, c'ho la forza, c'ho la volontà, l'impegno, la passione, perché politica è passione, impegno. E Adrano è stata abbandonata dalla politica, Adrano è stata abbandonata da tutte quelle partiti che ora sono tutte assieme. Allora, se Adrano sta bene, si prende i partiti, si prende questa coalizione, si prende tutte queste che hanno fatto. Se Adrano sta male, sceglie l'alternativa. L'alternativa è una sola, il cambiamento. E si chiama Nicola Monteleone. Fermiamoci qui, andiamo ad Angelo D'Agate. La domanda che le rivolgo, così abbiamo, come dicevo prima, abbiamo consultato qualcuno, abbiamo scelto questa, è un po' considerato un raggruppamento, come dire, un po' datato, un'operazione nostalgia, magari magnifici, che però guardano al passato e non a questo nuovo millennio. Qual è la sua replica a questa domanda? Assolutamente no, mi pare... ma che ci sia in poche battute, solo chi non ha sentito non ha dire che noi guardiamo il futuro e noi le cose che diciamo le diciamo per il futuro, e aggiungo qualcosa: crediamo che questa nostra proposta, no, con la gente che ci siamo un po' messi insieme, penso che abbia la forza, no, la competenza per poter affrontare la situazione del comune, che abbia il retroterra e la conoscenza, la maturità politica sufficiente. Io credo che noi abbiamo messo su una forte squadra di cui mi onoro di essere il capitano. Non vorrei essere presuntuoso, ma credo che la nostra proposta sia quella di più ampio respiro. La nostra proposta non ha il respiro corto, non ha la vita breve. Se noi saremo eletti, io credo che noi governeremo e governeremo bene. Se altri saranno eletti, personalmente non vedo questo ampio respiro dell'amministrazione in questa direzione. La nostra sì, era una proposta che poteva anche non esserci, ma proprio la situazione di Adrano invece ci ha spinto a rimetterci in discussione. Io lo faccio con grande allegria, ci divertiamo anche tanto, però noi crediamo di avere individuato i motivi della decadenza di Adrano, del degrado di Adrano, e su quelli interverremo con decisione. Grazie Angelo D'Agate, andiamo ad Aldo Di Primo. Insomma, la lingua batte dove il dente duole, no? Un po' quello che, di cui si è parlato anche stasera riguardo la sua coalizione. Non le dico questa che viene vista un po' come armata Brancaleone, ma alla fine forse la questione principale è se tanti campioni che le stanno dietro alla fine si mettono con i veti incrociati, un po' viene immobilizzato, perde la maggioranza in breve e alla fine è un buco nell'acqua. Lei come replica? Ma io replico con la forza delle idee, perché
dire che gli agguati sono dietro l'angolo credo che sia una profezia, ma io oggi non ho la sfera di cristallo. Le persone con cui ho parlato invece hanno tanta buona volontà di portare Adrano avanti. Il mio motto è: Adrano va avanti e non rimane indietro. Adrano non si guarda alle spalle, quello che c'è alle nostre spalle è la storia. Poi ognuno sarà giudicato in tutte le sedi, in tutte le sedi politiche, tra la comunità sociale. Ecco, io direi che invece questa possibilità di creare finalmente un centrodestra unito è stato forse il vero motivo del degrado di questa città, perché le guerre sanguinose piacciono solo agli spettatori, non ai protagonisti, perché chi è nell'arena come i gladiatori a buttare sangue o a farsi ammazzare per fare godere qualcuno che magari ama la rissa, ama questo tipo di attività politica che per me è solo cortile, credo che appunto finisca poi per non giovare alla città ma solo a quelle 10 persone che amano questo tipo di spettacolo che secondo me non è adatto a quello che è, diciamo, una politica seria. E allora io dico che invece noi possiamo attivare benissimo, lo potranno fare anche gli altri, perché è vero, Musumeci è il presidente di tutti, l'onorevole Gianni Bulla è l'onorevole di tutti. Ovviamente noi abbiamo, come dire, un percorso più corto, questo è innegabile, abbiamo quello che si dice in termini economici una filiera che ci permette di attraversare tutto questo percorso senza inciampare da qualche parte in maniera, diciamo, più semplice. Ma questo è semplicemente un vantaggio che ovviamente mi consentirà piuttosto di amministrare bene questa città e oltretutto di programmare lo sviluppo futuro attraverso una serie di relazioni, perché sa, anche l'informazione è importante. Quindi il contatto diretto porta anche a riuscire ad avere le informazioni in tempo, perché spesso questi bandi di cui si parla tanto si giocano come nel giro di poche ore, se non minuti, per la presentazione di progetti e quant'altro. Benissimo, siamo ormai all'appello elettorale. Prima di passare a Carmelo, vi pregherei, ci sono dei bigliettini per il sorteggio finale, dovrebbero essere lì, se li cominciamo a preparare così sappiamo chi chiude. Carmelo, andiamo ai social. Direttore, cosa dirti? Molto partecipativa, boom di ascolti. Chiaramente soprattutto sullo streaming e anche Facebook è andato bene. Devo dire che partecipano, la gente di Adrano è molto interessata a queste elezioni. Ci sono state molte domande di persone che non abbiamo fatto. L'abbiamo fatta una sola noi, qualcuno si lamenta di questo, bisogna farne di più perché si è riscaldata con questa domanda che abbiamo fatto noi. Comunque, ci sono molte domande. Quanti sono i commenti su Facebook? Da qui non lo vedo come numero totale, lo vedremo da lì, ma sono tantissime interazioni, parlano 4200 interazioni su Facebook. Ci sono comunque i 112 fissi, noi li chiamiamo numeri da 5 stelle perché loro si collegano così. Dimmi tanto. Una cosa, la tua impressione vedendo i commenti erano più sbilanciati da una parte? No, erano equilibrati. Molto equilibrati, un po', diciamo, più sbilanciati per Dagati. Dagate, però ti ripeto, si equivalgono, le fazioni sono molto, ma molto, devo dire, educati. Quello che dà all'occhio, e voglio ringraziare i nostri ospiti da questo da subito, e tutti quanti dicono la stessa cosa, che come primo impatto all'apertura della campagna elettorale subito un confronto, ringraziano noi come testata chiaramente, ma anche va un plauso ai candidati sindaci che da subito si sono cimentati in un confronto. Noi ricordiamo che ce ne avremo uno poi alla fine della campagna elettorale, che speriamo che i nostri ospiti riconfermano nuovamente. Molti hanno gradito Nicola Monteleone, come non lo conoscevano, molti hanno gradito l'esperienza di Primo, Angelo, la calma di Angelo Dagati. Questo è quello che è saltato. Tre aggettivi per i nostri ospiti.
Benissimo, allora se torniamo al tavolo, siamo riusciti a recuperare i 3 bigliettini per il sorteggio, assolutamente in diretta vi prego di prenderne uno ciascuno, così sappiamo l'appello agli elettori, chi lo farà per primo e chi chiuderà. Lo apra. Numero 3, prego, di primo o da gate? Non fate complimenti. In ordine. Uno, allora inizia da Gante, poi di primo e chiude Monteleone. Allora andiamo assolutamente in diretta. Angelo da Gante, il suo appello agli elettori. Io devo dire di essere quasi impreparato a fare appelli, sinceramente per il momento sono stati molto così ne faccio uno scherzoso, ho preso il numero uno, faccio un appello agli elettori perché questa partita che si gioca ad Adrano con 3 candidati si potrebbe risolvere al primo turno. Io gradirei di essere il primo, mi piacerebbe essere il primo, mi piacerebbe se i cittadini votassero questo gruppo di adraniti che si sono organizzati, che si sono alleati con un'altra lista e cercano di recuperare questa città. Cercano di farli diventare Adrano una città normale, perché Adrano non è una città normale, non ci sono gli indicatori di una città normale. Noi vogliamo che Adrano torni più libera, che torni più gioiosa, che sia più ottimista. Noi mireremo a questo, guardando tutte le questioni, dalle piccole a quelle grandi. Ci stiamo scommettendo con il cuore. Noi vorremmo che l'istituzione comune, no, veda tutti quei guai che sono successi, ne abbiamo parlato tutti, non li ripeto, dissestano, e perché non c'è stata la partecipazione dei cittadini, perché sono stati discussi e sono stati orditi tutte queste cose nel buio di una stanza. Noi vogliamo che Adrano sia una città trasparente, che il comune sia trasparente. Cerchiamo il voto libero, il voto disgiunto. Diciamo all'elettore: apri la scheda, io sono con gli altri candidati, accetto la sfida, apri la scheda e scegli il sindaco e poi ti scegli il tuo consigliere comunale. Però il primo pensiero nell'urna: apri la scheda, scegli il sindaco e poi fai quello che vuoi. Allora, una risposta secca: se si andasse in ballottaggio e lei ne rimanesse escluso, farebbe una scelta per uno dei due? Personalmente non ho mai, sono rimasto escluso in altre vicende che lei conosce, c'era su altre emittenti molti anni fa, non credo che farei scelte. Prendiamoci. Per Aldo Di Primo si può predisporre il timer, il suo appello agli elettori, perché votarlo sostanzialmente? Perché ritengo oggi di avere acquisito quelle competenze, ma anche la determinazione, perché la determinazione non è data dall'anagrafe, ma è data invece da quello che è lo spirito che uno ci mette nelle cose. E siccome io amo questa città, ho sempre vissuto ad Adrano e qui vivranno i miei figli perché così hanno scelto, vorrei dare un futuro a questa città spendendo tutto quello che sono le mie energie e le mie capacità. Che siano modeste o siano grandi, questo lo dovranno giudicare gli elettori. Infatti anch'io invito ad aprire la scheda e votare il sindaco. E se scelgono Aldo Di Primo lo debbono fare, perché Aldo Di Primo, secondo loro, ha le competenze giuste, ha la giusta preparazione per affrontare questo difficile incarico, come è emerso da tutto quello che abbiamo detto. E che ricordino la storia personale di tutti noi, la mia non è a fianco di nessun padrino, quindi non l'ho avuto in passato, non lo potrò avere adesso, che ho una veneranda età, lo posso dire. Quindi io ho fatto sempre scelte di libertà, ho lasciato a volte la barca quando navigava in mare aperto, a gonfie vele, e ho avuto questo coraggio. Ora non ho neanche il timore di raccogliere una eredità difficile, perché so che se uno si pone di fronte alle difficoltà è perché ritiene di poterle affrontare. Quindi non basta, secondo me, enucleare quelli che sono i problemi, ma bisogna dare le soluzioni. E allora io credo che i cittadini debbano comprendere
quali siano le necessità di Adrano e che Adrano può risolvere con le sue forze. Ovviamente un'amministrazione deve dare gli strumenti, non può creare, che può creare solo le condizioni. Quindi le risorse sono quelle che sono, ma le idee sono tante. Credo che alla fine varranno più le idee che le risorse. Sul ballottaggio lei vuol darmi un'indicazione? Sul ballottaggio credo che mi recherò a mare a divertirmi con i miei figli. Io credo che la competizione non sia conclusa al primo turno, ma essendo sconfitto io darei poi una libertà di scelta tra gli altri candidati e ai cittadini, perché credo che questa sia la cosa più importante. Ultimo in ordine di sorteggio è Nicola Monteleone, anche per lei due minuti per il motivo per cui i suoi concittadini dovrebbero esprimere un consenso a lei diretto. Io intanto mi tolgo gli occhiali perché voglio guardare negli occhi i cittadini, perché voglio dire, li voglio fissare, li voglio guardare negli occhi perché andiamo a decidere le sorti di questa città. E allora, siccome è una cosa importantissima, siccome io, girando i quartieri, ascoltando i cittadini, ho percepito e ho ascoltato il malessere di questa città. E il malessere di questa città, ahimè, mi dispiace Aldo, è dovuto a quelli che è a casa tua, a quelli che ti sei preso tu. Quindi dobbiamo stare attenti. Numericamente sono più forti, hanno la politica, hanno tutto quello che devono avere per vincere il primo turno. Ma io, ascoltando i cittadini, sono sicuro che non si vincerà al primo turno. Questa armata Brancaleone sarà un fallimento. E perché sarà un fallimento? No, perché il candidato è sbagliato. Il candidato è rispettabilissimo, la figura di Aldo Di Mimmo, che c'è da dire. E gli alleati che ti sei preso. Tu devi capire, Aldo, che la città non vuole più Ferrante. E tu ti sei alleato. Come puoi andare a dire in città devo fare questo se c'hai un alleato che ha distrutto questa città? Io sicuramente non sono un tecnico, non sono uno della politica, ma ci metto cuore e ho ascoltato i cittadini e la mia proposta viene da questo. Ascoltando i cittadini io voglio mettere in campo il mio impegno e farò una squadra di competenti e professionisti che mi aiuteranno dove io non posso arrivare. E faccio una promessa, è l'unica promessa che farò in campagna elettorale. Qualcuno mi dice sei scemo, ma come la fai? Io la faccio perché me la sento, perché io non vivo di politica. Se io mi accorgerò nei 5 anni che non sono in grado di amministrare questa città e non ho il ruolo e non ho la competenza per ricoprire questo ruolo, io qui pubblicamente lo dico, mi dimetto. Oppure un'altra cosa in più, nei 5 anni non mi ricandiderò più a un ruolo politico perché io amo questa città. Al ballottaggio, è chiaro, non mi posso alleare con Aldo, non mi posso alleare con Ferrante, perché Ferrante ha distrutto questa città. Allora, io mi alleo con Angelo D'Agate, perché Angelo D'Agate è come me, ha lo spirito della lealtà, della condivisione, deve essere contro questa amministrazione. Solo questo mi resta. Fermiamoci qui, devo chiedere a Di Primo se ritiene di dover replicare, ovviamente ci dà una botta e poi anche la risposta eventualmente. Vi prego flash, sì, brevissimamente, no, sì, se cambiamo la camera esattamente. La così diretta. Guardo anch'io nella telecamera, purtroppo quasi continua a citare persone che non ci sono e non si possono difendere. Questo credo che non sia nell'etica politica la cosa più corretta. Ferrante non è candidato a nulla. Non è candidato al Consiglio, non è candidato alla carica di assessore, non è nella lista. È uno che ha amministrato e che sarà giudicato per quello che ha fatto. Poi vedremo magari fra qualche anno se bene o male. E così Fabio Mancuso, che è un nome che magari qualcuno non ha fatto, e ora non so neanche perché, anche lui non è nella lista, non ha incarichi politici, non pretende di avere incarichi politici. In questo momento il candidato di questa coalizione si chiama Aldo Di Primo, che ha avuto la forza di mettere insieme forze che apparentemente sembravano inconciliabili. Fermiamoci qui. Tutti soddisfatti? No. però dobbiamo essere flash perché lui poi vorrà replicare. Vorrà replicare. Sì. È semplice, Aldo. E mi fa l'impressione che è come quando uno si sposa e ha vergogna di uscire la moglie. Aldo.
se ti sei fatto questa alleanza, hai fatto questo matrimonio, devi essere orgoglioso dei tuoi alleati, devi uscirle fuori. Pippo Ferrante è un tuo alleato, ha una lista e deve governare insieme a te questa città. Fermiamoci e i cittadini qui, non lo vogliono. Va bene così. No, è necessario perché altrimenti diventa sempre un ping pong. Però sì, diamo, no, diamo un taglio alla discussione. La brevità è nei ruoli. Cioè il ruolo di sindaco è un ruolo molto importante. Che io ritengo una personalità di un certo, come dire, spessore non possa essere condizionato da nessuno. Io non mi vergogno di nessuno perché ci sono dei simboli che dicono a chi appartengono queste forze politiche, ma sono sicuro anche di quello che posso fare io, di quello che posso dare io, anche con il contributo degli altri. Allora, il candidato è Aldo Di Prima, è giustamente. 20 secondi. Allora, diamo la diretta, andiamo su tutti e tre. Non è che pensi che con 20 secondi magari guadagno 5.000 voti. Questo, però diamo una chiusura a questa trasmissione. Questo lo penso, io dico ai cittadini di dare fiducia a chi con questo periodo di decadenza di Adrano e di degrado evidente non c'entra nulla. Io ritengo sarà una campagna elettorale che si è aperta stasera su Ivi TV, sarà molto infuocata, vedo questo per come abbiamo iniziato. Allora, Carmelo, siamo in chiusura, passaggio ai social. No, i social hanno risposto benissimo, ripeto, domande che chiaramente abbiamo filtrato, non c'è stata volgarità da parte di nessuno. Tu cosa volevi aggiungere? No, io volevo ringraziare tutti quelli coloro che ci hanno seguito e rinnovare di scaricare la neonata app di Ivi TV su Google Play Store. Ivi TV, scaricate gratuitamente l'app per continuare a seguirci. Questa è la prima trasmissione di una serie, il 22 noi avremo i candidati a sindaco a Biancavilla, poi il 26 se non vado errato quelli di Belpasso, quindi ce ne avremo su Ivi TV ancora delle belle. Speriamo che sia interessante come e sia interessante sera. Come questa qua di Adrano. Da Carmelo Cantarelli è tutto, ringrazio i nostri ospiti, grazie, alla prossima. E allora siamo assolutamente in chiusura di questo speciale La Parola Amministrative 2018 in diretta su Ivi TV. Come appena detto Carmelo, non si conclude certo questa sera, avremo la settimana prossima Biancavilla e Belpasso. Questa sera un sindaco per Adrano con Nicola Monteleone, sostenuto dalle liste Nicola Monteleone sindaco e Vivere a Colori, assessori designati Nicolò Carini, Stefania Petrina e Carmelo Russo, Angelo D'Agate, liste Città Nostra, Patto per Adrano, assessori designati Giuseppe Currao, Nino Giutteri e Vincenzo Lucifora, infine Aldo Di Primo, liste Adrano 2.0, Adrano Attiva, Azione Civica, Forza Italia, Noi con Salvini, UDC, assessori designati Stella Corsaro, Salvo Moncino e Fabrizio Sidoti. Si conclude qui il primo faccia a faccia fra i candidati alla poltrona di sindaco di Adrano. Belpasso è il 25, non il 26, l'abbiamo preso al volo. Grazie a voi tutti per averci seguito. Continuate a seguirci con i prossimi confronti fra i candidati alla carica di sindaco dei paesi del versante Etna-Simeto. A tutti, buonasera.